Radio Cigliano presenta Dopo cena con. Quattro chiacchiere in compagnia sulla radio di quartiere, estesa a tutto il mondo. Buonasera, benvenuti in diretta su Radio Cigliano. È la solita trasmissione del giovedì sera, quella in cui io mi riposo un po' e mi riposo perché a volte viene gente, a volte torna gente. E come potrete vedere, sentire, anche voi che siete in radio, avete un piccolo insight per cercare di capire chi c'è stasera, ma lo sapete, è inutile che ve lo nasconda ancora. Accanto a me torna, ed è un grande piacere averla accanto a me, Barbara Castracane. Evviva! Allora, ciao, con Barbara abbiamo fatto la primissima puntata di Dopo Cena Con. Abbiamo inaugurato i Dopo Cena Con. E adesso niente, mi ha messo sta cuffia, io ho una messa in piega meravigliosa, sto litigando con la messa in piega. Sei venuta in radio, potevi andare in televisione, cioè. Ma abbiamo anche la diretta video. Lo so, è un po' un casino, veramente. Torna Barbara, questa credo che sia, lo sapete voi meglio di me, la 104esima, la 105esima, la 106esima puntata, non lo so, ma torna Barbara Castracane, c'è un po' di cose diverse, vero? È un po' cambiato tutto. È cambiato tutto, è come passare dalla radio pirata, quella che facevamo nel 76-77 eccetera, all'istituzionale Rai eccetera. Un po' anche Barbara D'Urso con queste luci, per fortuna. No, che per fortuna. Niente, prima, una volta non c'era niente, dovevamo c'era inventarci niente, tutto, sì. Adesso è tutto bello, è tutto un po' schematizzato, in effetti. Però non è male, ce ne faremo una ragione, andando avanti piano piano. Non mi dispiace per niente. www.radio.cigliano.org è il sito web, ma non lì trovate un po' di tutto, trovate tutte le dirette, trovate anche i video registrati, ma se volete sulla pagina Facebook, perché in radio in questo momento c'è la diretta video, mettete un like alla pagina, al video che state guardando, e mettete un mi piace alla pagina Facebook Radio Cigliano. Condividete questo video sulla vostra pagina Facebook, è l'unica maniera in cui ci facciamo la nostra pubblicità, attraverso il vostro gradimento. Più siamo, più ci divertiamo, quindi spread the voice, come dicono gli americani, spargete la voce, perché è bello che ci sia partecipazione. 328-7948-796 è il WhatsApp per essere super social con noi, per mandarci i vostri controselfie, per partecipare a tutti i contest della nostra trasmissione, e per avere il selfie di giornata che vi sarà inviato alla vostra, al vostro WhatsApp, basta che abbiate mandato al 328-7948-796 anche un semplice ciao e vi arriverà il selfie di giornata alla fine della puntata. Questa puntata sarà premierata domani alle 14 su YouTube e poi conservata lì a imperitura memoria finché esisterà YouTube, finché esisterà il canale Radio Cigliano, al quale vi invito a iscrivervi, perché anche lì più siamo e più ci divertiamo. Siamo anche su Instagram, ciao amici di Instagram in questo momento! Questa, vedi? Ciao. Adesso noi ci stacchiamo un attimo da voi di Facebook per andare su Instagram. Sì. Vedi, questo è come abbiamo iniziato, ti ricordi? C'era un telefonino, esatto, appoggiato quello. Sullo stesso cavalletto, era quello, il cavalletto era quello. Questo. Era qua al posto di quella telecamera e facevamo la trasmissione dal telefonino. E adesso invece abbiamo qualche attrezzatura in più. Ragazzi che siete su Instagram, grazie della vostra partecipazione, grazie di essere con noi. Ciao. Se volete vederci, ci sentite bene, ma se volete vederci meglio, pagina Facebook Radio Cigliano Doppiaggio. Radio Cigliano, scaricatela per iOS e Android, e in questa maniera sarete sempre connessi con noi, avrete Radio Cigliano sempre in tasca con voi. Insomma, un bel ritorno, sì. Un gradito ritorno, era tanto tempo. Stasera partiranno una marea di baci, sì, era sì. Tanto tempo che ce lo dicevamo, poi vabbè, ma no, perché poi al doppiaggio noi pare che facciamo lo stesso lavoro, no? No, sì, facciamo lo stesso lavoro, ma... Ma non ci incrociamo mai, cioè facciamo lo stesso lavoro, ma non ci riusciamo mai a incrociare. Io mi sto incartando perché sto cercando di condividere, non so che sto facendo, poi sono in ritardo. Là c'è il ritardo, cioè, quello sì. E avvia il video party, prova... va bene. Ah, vuoi fare i video party? No, ma quanto so. Sei no, tecnologica? Non lo so. Barbara niente. Castracane, quanto sei... Niente, proprio. Non so cosa sto facendo. Vabbè, ciao. Tanto c'è Radio Cigliano. C'è Radio Cigliano. Veniteci a vedere sulla pagina Radio Cigliano Doppiaggio, perché lì ci vedete meglio. Sì. Insomma, è passato un po' di tempo, abbiamo debuttato insieme in questa trasmissione e oggi la reiteriamo per farla quella bella. Per farla. Esatto. È stata bella anche quella. Tra l'altro. Vabbè, è stata divertente. Tra l'altro, l'ho ritrovata. Qualche tempo fa, ti ho mandato il link se non mi ricordo male,
perché è immersa nei meandri di Radio Cigliano Doppiaggio. Anzi, forse era addirittura sulla mia pagina e non era su quella di Radio Cigliano, che forse all'epoca non esisteva ancora la pagina. Io l'ho vista, ne ho vista una parte, poi ho provato ad andare avanti veloce per vedere cose, mi sono persa il sync, cioè vedevo le immagini facevano una cosa, l'audio faceva, insomma. Un disastro, sì, è stato un disastro, però era una sperimentazione. Sì, abbiamo iniziato, ci siamo divertiti insieme come matti veramente a fare quella trasmissione, e questa sera siamo qua per farla di nuovo, per essere insieme a voi che siete tantissimissimi. C'è Barbara Castracane che ci sta guardando, pensa. Certo, perché c'è il telefono acceso. Vedi, allora ha funzionato. Ma c'è anche Vittorio, c'è Nicola, Nicole, Matteo, Giovanni, Rachel, Mario, Corrado, Fabio. Ciao Fabio Di Matteo, in diretta. Ciao. In diretta differita. I suoi mix sono il sabato alle 22 su Radio Cigliano Vintage Mix. Ci sono i mix di Fabio Di Matteo, andateli a sentire perché sono veramente belli, musica anni 90 missata strepitosa. Allora, leggevo già delle domande. C'è Matteo che dice buonasera, è molto formale, dice buonasera. Vorrei avere un saluto da Barbara con la voce che deve scegliere fra. Però mi devi aiutare a te. Famke Jensen di X-Men, Clarabella di Topolino, Paperino e Pippo in I Tre Moschettieri, Flo della trilogia Cars, Captain Chantal Dubois di Madagascar 3, ricercati in Europa. Com'era? Vuoi fare quella? Ciao Matteo, come stai Matteo? Mi pare che era così. Era francese e voleva ammazzare il leone. Era un capitano della polizia, della sécurité française, una pazza pericolosa che finisce poi malissimo. Io guarda che devo fare per te adesso. Che devi fare? Devo stringerti un pochino il video perché ti ho dato un video terribile, incredibilmente basso. Adesso i nostri amici vedono che cosa succede nei fuori onda della televisione quando si sistemano le cose, si sistemano le dirette in maniera che poi le visioni siano migliori. Così, eccola bene. Qua, mi piace molto di più. Fatto, perfetto. Benissimo. E allora c'è anche Giovanni, Rachel, Mario, Corrado, tanta gente veramente. Emilio tantissimo. Fa una enorme post dicendo l'inconfondibile voce di Barbara Castracane. Vorrei dirle che a differenza di altre, lei non ha bisogno di fare la voce sexy, lei ha la voce sexy carino, al naturale. Emilio, grazie. Basta che parla. Grazie Emilio, ti ringrazio, faccio la voce un po' sexy. La fai? Non è che la fa, sì, è la mia, però quando sto qui, quando sono allegra, la butti un po' faccio tutto un po', no, la butto perché in caciara. Perché poi questa attrice, questa grande interprete che è accanto a me, sa fare la voce sexy, quindi vi fa tremare tutto praticamente, ma poi riesce anche a fare la piripillosa. Perché la piripillosa mi fanno fare sempre le stronze. Perché? E che ne so? E che è sta cosa? Qualcuno direbbe fatte una domanda e date una risposta. Sì. Non lo so perché. Perché però mi vengono bene, perché ho carattere, che ne so, perché ho temperamento, perché. Perché boh. Perché c'ho anche. Perché è anche il timbro vocale scuro, un po' quasi contralto, che insomma induce nello stereotipo. Sì. È no, il contralto, cioè, è mai fatto una decolore te, no? Mai. Mai. Perché fino nei cartoni animati Clarabella è una decolore. Quindi è la mucca di colore. È la mucca di colore, non ci avevo pensato. Però ho fatto anche delle biondissime, perché per esempio Kyra Sedgwick di The Closer è tutta, è vero, sì, grazie, è tutta, grazie, sciantosa, mille, tutta quella, sciantosa, è tutta quella sciantosa, divertente, mi sono divertita da morire a allora doppiarla. C'è un piccolo aneddoto, quando l'altro giorno stavamo parlando lei mi ha detto quella là, parlavamo di questa cosa qua, ho detto ma chi, quella che mi sta sul cazzo? Sì. Lei ha detto ho capito perfettamente chi è, però io invece la adoro. Io la adoro lei? Io la adoro, mi divertivo tantissimo, era un personaggio molto divertente, con una sfumatura un po' unica, sinceramente, è vero quello che tu dici, però era bello, quel personaggio era proprio bello, era questa donna piena di temperamento che teneva a bada una squadra di maschi a Los Angeles, lei è arrivata dal sud, infatti la chiamavano Miss Rossella, perché lei veniva, è vero, sì, che è un colore che purtroppo in italiano nel doppiaggio si è perso, perché lei parlava con questo accento, thank you so much, che in italiano non abbiamo potuto fare, io l'ho fatto con il modo, perché non è che possiamo l'hai parlare fatto di modo, in di maniera, certo, l'hai fatto di maniera, ho fatto con la recitazione, con il modo,
Perché sennò avremmo dovuto farla in napoletano, cioè era poco credibile. Un po' pagliassa, però veniva fuori alla fine. Era poco credibile. Era poco credibile, o pugliese, veramente. Che so. Però questo è bello, ci dà lo spunto, sì, e la possibilità di parlare di una cosa di cui abbiamo parlato poco. Quando le caratterizzazioni sono spinte, ad esempio, no? E quello fa good morning, Irish. No, dal good morning già hai capito che quello è irlandese. Noi abbiamo una bella noce, parecchia noce praticamente. Che si fa? Non di ti dico da dialoghista quanto è divertente questa cosa, perché ti devi inventare una cosa. Poi alla fine, secondo me, la scelta finale spetta al direttore di doppiaggio in sala, che può scegliere di fargli fare un accento particolare, di fargli dire che ne so. Adesso tu mi hai fatto Irish, non mi viene in mente niente, però secondo me bisogna glissare, cioè bisogna cioè mettere una cosa che cade, quindi a quel punto la battuta la cambi. Esatto, cambi la battuta. La cambi, oppure cambi l'intenzione di quello che lo domanda, non fa irlandese, fa... Irlandese? Dall'aspetto magari, un rossetto, sì, dall'aspetto, un biondino, da come è vestito, sì. Sono cose che vanno risolte di volta in volta, non c'è una, non c'è una soluzione questo, unica. Perché è poi si va a tradire quello che da noi è molto semplice: se uno arriva e parla veneto, immediatamente lo dici, ma sei veneto, non lo capisci, ce l'abbiamo, certo, anche noi, certo, questa roba qui. Certo. Più piccola, più ristretta, certo, nell'ambito italiano, anche se poi nell'ambito italiano parliamo in tante maniere diverse, veramente. Però lì è un problema, perché quando da questo nasce, sì, se è una battuta di passaggio, chi, okay, se ne importa, ma se da questo nasce il plot del film, no, non ne parliamo. Cioè, ho avuto un sacco di problemi su queste cose, soprattutto come dialoghista, e ogni volta ho dovuto risolvere inventandomi di volta in volta le cose, mettendo più soluzioni, perché poi ti ripeto, secondo me la scelta finale spetta al direttore di doppiaggio, certo, che è quello che firma il prodotto. Io ti do due, tre possibilità, e poi sei tu che scegli, certo, sei tu che, certo, decidi, insomma, a seconda dell'attore che hai in sala. Si può risolvere di linguaggio questa cosa, cioè con un linguaggio particolare che ti riporta da qualche parte, cioè salutare. Certo che se quello dice buongiorno e quello capisce che è irlandese è complicatissimo. Ma se quello dice una frase, metterci uno scarto per cui quello là comunque riesce a riportare la cosa. Guarda, dipende dalle circostanze. Io mi ricordo, adesso mi viene in mente soltanto questo. Tante volte ci sono dei riferimenti a dei fatti in particolare. Per esempio, abbiamo doppiato una serie che non è mai andata in onda, che è il Drew Carey Show. Ma come non è mai andata in onda? Non è mai andata in onda in Italia. Tu l'hai visto doppiato? Doppiata, quindi doppiata, no, pagata, tutto regolarissimo, dei turni fantastici, bellissimi, fatti al gruppo 30, mi pare che era. No, era già la Pumais. Abbiamo fatto, guarda, è stata una serie veramente bella, divertente, dove siamo impazziti per i dialoghi, perché c'era questa pazza che doppiavo io, che si chiama Mimi Bobek, che era un armadio a quattro ante, ma tutta incazzosa, terribile, che entrava a un certo momento da questo Drew, che era il suo capo ufficio, lo incontrava al bar dopo averci discusso tutto il giorno, e gli si mette lì con le mani, and now what? It's Miller time! Allora, and now what? It's Miller time, era la pubblicità della birra Miller in America. Già arrivare a questo, non ti dico, giusto una malata di mente come me che se va a cercare qualsiasi cosa, anche i peli da formica. Perché rischi di non capirla questa battuta. Rischi di non capirla questa battuta. Certo. Allora, in questi casi io metto la didascalia. Cioè, gli ho fatto dire, e adesso è finalmente l'ora della birra? Perché... Certo. Chi lo capisce? And now what? It's Miller, certo, time. Certo. Io, come dico sempre, quando Oprah, la famosa Oprah, in Italia non se la filava nessuno, perché non c'era internet, non c'era niente, e quella andava sul cable americano, e chi se la filava in Italia? Certo. E arrivavano le battute, sei come Oprah. Sì, che cazzo ridici, capito? Che cazzo ridici, che cazzo è Oprah? E non è che ci puoi mettere Pippo, sì, Baldo, sì, capito? No, devi certo mettere, come che là è un, certo, un problemone, là diventa veramente un problema. Questi sono alcuni dei, quando si dice, ma qui avete cambiato il senso della cosa inglese, perché abbiamo dato senso. Voi, sì, venite voi a farlo, te, quando no? mi criticano queste cose divento pazza, dico ok, va bene, vieni tu, dammi la soluzione. Però magari abbiamo tolto il senso della battuta americana, ma gli abbiamo dato però senso abbiamo in italiano. Reso, però no, io poi rispetto sempre il senso di quello che è stato detto, cioè magari non rispetto le parole precise, non ridò tutto il significato
ci sono tante convenzioni, it's rain cats and dogs per esempio, loro sono un'espressione colorita, anche noi, piovono, no? Ma io non posso dire piovono cani e gatti, possiamo dire piove che Dio la manda, certo, piove a catinelle, piove moltissimo, non so, dipende dal labiale. Mamma come piove, guarda come piove, senti come viene giù. Lo ridai lo stesso, non usando le stesse parole. Però quello lì c'ha quella sfumatura. Ok, allora, a me il più bravo di tutti, che è il mio maestro, che si chiamava Renato Izzo, che è nei cuori di tutti noi, che è stato il più grande direttore di doppiaggio mai esistito, oltre a essere stato un uomo che io, al quale ho voluto un bene enorme, mi ha insegnato che per ogni no ci vogliono almeno tre sì. Quindi, vuoi dire no? Bene, dammi tre sì. Se no, state zitto. Bella, ok? Questa. Bella questa. sì, io ed è stata una grande lezione di vita per me sempre, in qualunque circostanza. Non fare obiezioni se non hai almeno una soluzione. Certo. Lui addirittura ne voleva tre. Io, insomma, sono più buona. Dammene una. Sì, certo. No, non ti piace? E allora come la facciamo? Non lo so, e allora state zitto. Io ho trovato una soluzione, usiamo questa. Esatto, certo. Esatto, non sarà la migliore, esatto, però non questa sarà è venuta. Migliore, però questa è venuta. Certo. Se tu ne hai una migliore, io sono prontissima ad accoglierla, figurati, questo per me è un lavoro che si fa di incastri, in collaborazione, di cervelli che parlano tra di loro, certo, è un lavoro in continua evoluzione, in sala si ricambia tutto, si sistema, si fa meglio, si... Però e c'è quindi, bisogno, è però necessario. Ci vogliono dei sì. È necessario. Che no, non se va da nessuna parte. Assolutamente sì. Non so dove guardare. Che macchina guarda è? Guarda lì adesso. Perché ciao, ci sono i nostri amici che hanno mandato il loro controselfie al 3287948796. Sì. Il controselfie è una vostra fotografia. E c'è per esempio il nostro amico da Zurigo che ci manda, guarda con chi ti associa, Sasha, ti associa con queste tre, vabbè, due attrici e una... Beh, Minnie è un personaggio, è un personaggio, è vero. Sigourney Weaver, Minnie e Chandra Wilson. Questo è come lui ti vede associato nel suo immaginario. Grazie, Sasha. La nostra amica invece, Paola D'Andrea, vignettista di Radio Cigliano e di Dopo Cena con, ti ha fatto questa... molto carino. Questo putpurri, ti ha messo insieme, questa l'ho fatta a mano, l'ha fatto un attimo prima della diretta. Brava. Guarda che si vede proprio, proprio se vedi la piega del quaderno, vedi, del ma quadernone. Ma me lo mandi questo? Certo, te lo mando, okay, assolutamente. Grazie. sul tuo grazie, WhatsApp. Paola, è bellissimo. E tra l'altro lei ricorda Occhi di Gatto. E ti dice, ma mi saluteresti? Lei si chiama Paola D'Andrea, come saluterebbe Occhi di Gatto? Come saluterebbe Kelly? Come saluterebbe? Amore, chi se lo ricorda? Sono passati, è stato il mio primo lavoro. Penso che la mia voce fosse questa. Penso, immagino. Aspetta che ti do il bianco. Immagino che la mia voce fosse questa, perché sono passati anni e ero giovane e non lo so. Ma il tuo primo lavoro in assoluto è stato il mio primo, beh, insomma, è stato il primo lavoro importante che ho fatto. Io sono arrivata dopo, ho iniziato a fare un po' di brusii, un po' di turnetti, andavo a seguire dopo 6 mesi, grazie a Piera Vidale. Come non la ricordiamo, è venuta a mancare. La mamma di poco Fabrizio tempo è venuta a mancare poco tempo fa. Un'altra persona a cui ho voluto molto bene e che mi ha aiutata tantissimo all'inizio della mia. Lei mi ha insegnato, è stata la mia prima maestra, Piera. Certo. E mi ha infilata in questa lavorazione. Io, tra l'altro, non ero ancora pronta, secondo me. Non mi sentivo. Ma come ti sentivi? Inadeguata? Come ti sentivi? Mi sentivo fuori inadeguata. Luogo? Mi sentivo inadeguata. Mi sentivo inadeguata perché poi accanto a me avevo Claudia Razzi e Susanna Fassetta, che erano già due mostri. Teo Bellia, Dario De Grassi, Germano Longo e Piera anche faceva una parte. E capirai, io non sapevo dove girarmi. Scusate, dentro di me dicevo sempre scusate, perché chiaramente ci mettevo un po' più di tempo, insomma ero meno esperta di loro. Quindi vedi com'è imparare sul campo, proprio, sì, imparare sì, buttata un po' in pasta agli no, squali. No, la potevo fare. Sì, no, però no, certo, no, me però poi quanti trucchi hai imparato? Tantissimi, capito? Ma io ogni giorno imparo, continuo a imparare tutti i giorni, perché sennò non lo puoi fare questo mestiere in cui si impara sempre da tutti.
tutti, da tutti. Non si abbassa mai la guardia, no, si sta mai. Sempre con l'orecchio appizzato. Senti, se no non è divertente. Brava, brava. Io non mi diverto sì. così. Anche perché se andiamo con l'automatico, due palle, sì, due no? palle. Sì, perde sì. proprio senso sì, il lavoro sì. completamente. Completamente. Perde completamente senso, è vero. Permettetemi, visto che tu hai parlato di una delle tue prime, di... E salutare, come ho già fatto nel se prima di sabato scorso, Bruno Cattaneo, che è stato il mio mi ha lanciato lui, mi ha scoperto lui, mi ha fatto lavorare lui per la prima volta. Avevo pochi anni, avevo 15 anni, ero veramente alle prime armi. Mi ha buttato anche lui in pasta ai personaggi, facendomi un po' divorare dai personaggi, e piano piano ho imparato a divorarmeli io. Bruno Cattaneo è venuto a mancare l'8 maggio, quindi un ciao a Bruno, veramente, anche per quanto riguarda, lo voglio dire anche in questa trasmissione, ho già fatto il mio coccodrillone sentito nella puntata di se prima della scorsa di sabato scorso. Allora, ci sono altri amici che ci mandano il loro controselfie, e sempre al 328-79-48-796. Vincenzo, con ti ho un po' oblungata nella fotografia, sì. un pochino, però vabbè, ti vede insieme a belle locandine, mica male. Cioè, abbiamo X-Men 2, X-Men Conflitto Finale, Sabrina Vita da Strega. Poi Sabrina, la zia Zelda, che era tutto un po' così, tutto un po' svenevole. Era carina, tesoro, era cosa molto divertente da ammazzarsi dalle risate. Moltissimo, si è divertito un sacco. E poi c'è Red Lights, Nemesis e Cars. Credo che non so quale Cars è, ma è uno dei Cars. Sì, l'uno? Flo mi pare che si chiamasse il mio personaggio. Mi pare che fosse l'uno. Che fosse l'uno, sì, che fosse l'uno. Senti un po', protagonista o antagonista, dove ti diverti di più? Perché sono tutti e due ruoli interessanti. Dipende, eh? dipende dal ruolo, dipende dalla parte. Perché tante volte la protagonista è una tinca, tante volte la protagonista invece è piena di sfumature ed è divertente. A volte capita lo stesso con l'antagonista, perché in genere è più divertente perché c'ha più sfaccettature. Poi la stronza mi viene bene, mi viene abbastanza facile. Ma non dire così. Non so, amore, che ti devo non dire? Non so, ma lo capisco, anche io mi diverto di più con l'antagonista. Però certe volte, insomma, è anche noioso, sempre sei cattive, sei cose, fai sempre le stesse cose. Insomma, anche quello dipende dal ruolo. Dipende dal ruolo e dal mood. Dipende dal ruolo, dipende dall'attrice, cambiamo, sì. ci piace fare delle cose. Cambiare. Io poi, per esempio, sono una che adora i cartoni animati. Oh, vedi? Questo è interessante. A me piace da morire farli, doppiarli i cartoni animati. E lo dico sempre a tutti, l'unico che ha capito dopo anni è Leslie La Penna, che me li fa fare, mi fa fare i DuckTales, mi fa fare il Re Leone, il telefilm del Re Leone. Insomma, ogni tanto mi chiama a fare un cartone, dico, sei l'unico che ha capito che io mi diverto come una pazza a fare i cartoni. Però è bello, perché anche a io me mi diverto, piace. Sì, anche io a mi me diverto. Piace un sacco. Cioè, facciamo un bel bucio di culo, però è abbastanza divertente. E per certi direttori ti dicono, ma ti pare che ti chiamo a fare i cartoni animati? Ma sì, chiamano a fare i cartoni animati, a me mi piace, mi diverto. È divertente. Senti, c'è Gabriele Salamone che dice: Barbara, qual è il doppiaggio che ti è rimasto più nel cuore? Qual è il doppiaggio che ti è rimasto più nel cuore? Come attrice? Eh sì, immagino. O come doppiatrice? No, come direttore? Come doppiatrice. E qual è il doppiaggio che ti è rimasto più nel cuore? Un domandone. Lo sai che ci devo pensare? Perché l'ultimo figlio in genere è il preferito. È sempre un superamento. È sempre un superamento. Io ti posso dire un doppiaggio che mi ha sconvolto, che mi ricordo come se fosse oggi, ogni giorno, e che è proprio Sigourney Weaver, la prima volta che l'ho doppiata nella Morte della Fanciulla. Ho vagato per 15 giorni, che è stato il tempo di durata della lavorazione. All'epoca si lavorava in un altro modo. E, oddio, quanto è brutto dire all'epoca. Fa così anziano. Ma è una roba brutta, però vera. Fa anche esperienza. Sì, però è terribile. Vabbè, qualche anno fa si lavorava in un modo diverso. E questa era una storia terribile, tratta da una pièce teatrale a tre personaggi, dove questa donna incontra il suo carnefice, l'uomo che l'ha torturata in Argentina, e lo riconosce dalla voce. Insomma, ragazzi, una pressione psicologica che io ho vissuto quotidianamente per 15 giorni, piangevo, stavo male, mi sentivo inseguita, mi sentivo braccata. È stata veramente una roba che mi è entrata dentro. Quindi è questo, osmosi, no, proprio te la sei tirata tutta dentro. È stato un doppiaggio terribile, terribile. Me lo ricordo con una sofferenza
Sicuramente non è quello che mi è rimasto nel cuore, cioè nel senso mi è rimasto sulle spalle, mi è rimasto sotto la pelle, mi è rimasto nello stomaco, non l'ho amato per niente, ho sofferto tantissimo, non so neanche come è venuto perché non l'hai rivisto, ma manco se non ne paghi un miliardo. Senti un po', ma tu sei critica nei tuoi confronti quando ti riascolti? Scherzi. O eviti proprio, cerchi di non riascoltare? No, io mi riascolto per correggermi ogni volta, dico questa la potevo dire così, ma quest'altra la potevo far colà, quest'altra due palle. Il film te lo perdi. Cioè, no, cioè poi certe volte mi rilasso e dico vabbè, seguiamo il film. Anche perché come dico sempre io, c'è sempre stato un direttore dietro le spalle, sì, che ha dato la buona. Certo. Quindi vuol dire che nell'ottica del film funzionava sì, bene. Sì, 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 però sì. Poi certo, ognuno di noi si ricorda quell'incisione, quell'incastro, quel momento in cui diceva però forse avevo uno spunto in più, e poi invece è andata come è andata. Però vabbè, insomma, nell'economia generale magari è vero, no. È vero. 3287948796 per mandarci i vostri controselfie. Paolo Domegna Lago d'Orta di solito manda la sua fotografia, stavolta manda un uccello. C'è un bel cigno qua. Vorrà significare qualcosa? Non Alessi. Saprei, però è molto torto, cioè bel collo lungo. Vabbè, è un cigno, ma non è un uccello, dai. Cigno, ma cigno è sì, no, evoca tutt'altro, insomma, no? Certo. Evoca signorilità, evoca certo, eleganza, grazia. Sì, è vero. Grazie Paolo per aver mandato il tuo contro selfie. Allora, faccio un grandissimo complimento per la bravura della direzione della serie Pretty Little Liars, Mr. Robot, Sabrina Vita da Strega, dove doppiava anche il personaggio Zelda, quella che abbiamo detto prima. E anche una mamma per amica. Sì. E Paolo ti chiede, questo ce lo chiede, diceva Sasha, e Paolo si riaggancia e dice: che ricordi hai delle direzioni di una mamma per amica? Che Private Practice. Allora, vi dico una cosa di Mamma per Amica. Arriva questa serie che doppiamo a quattro mani con Giuppi Izzo, e alla terza, quarta puntata io e Giuppi ci diciamo ma andiamo a vivere a Star Solo? Ti giuro, l'abbiamo cercata. Secondo te esiste Star Solo? Ma secondo te è un set? Perché era un luogo fatato. Perché dopo 15 anni, non so da quanto tempo è finita Gilmore. Gilmore Girl è finita da 10 almeno. Ancora ha un fan club attivissimo. Come ancora no? Arrivano in onda le puntate e sono bellissime. Perché racconta di questa dimensione, di questo piccolo paese che è Star Solo, sceneggiatura che hanno fatto e hanno creato questo paesino che poi è un set. Abbiamo scoperto che era il set di Ritorno al Futuro. Ah, hanno riadattato il set. Sul set di Ritorno al Futuro hanno costruito il set di Star Solo, che è questo paesino meraviglioso. Quindi era abitato, tutto finto, la piazza, tutto finto. È la piazza dell'orologio. Cioè, quella è la piazza dell'orologio, la piazza dell'orologio di Ritorno al Futuro. E di personaggi pazzeschi, incredibili, che tu vorresti incontrare tutti i giorni, vorresti vivere lì. Noi volevamo andare a vivere a Star Solo, due cretine, chiunque avrebbe voluto vivere a Star Solo. Se tu sei un appassionato di Mamma per Amica, vorresti vivere a Star Solo, innamorarti di Luke e decidere chi è meglio per Rory fra Dean, Jess. Però era un po' leziosa, sì, come serie, come la vedevi? Sì, era una serie leggera. Era una serie a parte. Cioè, non era una romantic comedy costruita come una sitcom, però non era una sitcom, proprio è stata una serie particolare, un episodio molto 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 particolare. È vero, sì. Non c'è un'altra serie come... Ma secondo me è una di quelle serie che hanno fatto amica. Boom, sì, una di quelle, esatto, serie che hanno poi dato il via ad altre serie, sì, dopo di loro, sì, che sono state le prime, sì, le prime volte, sì, che succedeva una cosa del genere. Stato... Anni 90 e 2000 ce ne sono state parecchie di serie che hanno dato una spinta poi per altre serie, sì, che sono andate avanti sicuramente. E per dirti, insomma, sì, ho un ricordo meraviglioso del doppiaggio di Mamma per Amica e della, certo, direzione. Sì, io facevo la direzione di Mamma per Amica, mi ero ritagliata, c'era questo personaggio che era la vicina di casa di Lorelai, la protagonista, che si chiamava Babette, che era un'altra cosa buffa, tutta cosa, e parlava così: zuccherino, io ti voglio tanto bene, zuccherino. E va manco bene. Facile. Poi, parlava poco, per fortuna. E poi un anno non c'è stata, e c'è stata la sorella di Luke,
E con Giuppi abbiamo detto: vabbè, dai, tanto la voce uso la mia, usavo una voce completamente diversa, dico faccio la sorella di Luke. Nella stagione successiva è successo il fattaccio, è tornata Babette. Per cui abbiamo detto: e che facciamo? Io voglio fare Babette. Allora abbiate cambiato e abbiamo sostituito la sorella di Luke. Vabbè, che poi devo dire, adesso è successo, non mi ricordo per quale film, che un nostro collega ha doppiato due personaggi che se parlavano e se rispondevano, no? E quindi a volte può anche succedere. Ah, sì. Ricordiamoci Franco Latini, insomma, certo, che li faceva tutti, certo, faceva anche certo le donne, Franco, una certo abilità particolare, veramente eccezionale. Quindi insomma, se può pure farci, possiamo divertire anche fare, in questa certo maniera. 21:29 in diretta su Radio Cigliano, siete all'ascolto sulla radio e la visione su Facebook e poi su YouTube. E da domani in poi di Dopo Cena con Barbara Castracane la stiamo scoprendo, riscoprendo, perché è già venuta per tante cose, ma io adesso voglio sapere la prima canzone che tu metti è la 6 e io la carico immediatamente. Mentre questo è un pezzo straordinario, meraviglioso. Dimmi perché l'hai portato. Allora, i pezzi che ho portato stasera hanno tutti un senso in questo momento della mia vita. E, ci sono delle la mia vita si sta trasformando, lo condivido con voi pochi amici, pochi intimi, e è più in movimento, io sono più allegra. E, sto cambiando, sto crescendo finalmente. Perché finalmente fissarsi, vabbè, certo, sto per compiere 19 anni, quindi era ora che crescessi. Oddio, ma hai firmato la liberatoria dei minorenni? Amore, 19, sono maggiorenne dall'anno scusa, scorso. Scusa, hai ragione, mi era sfuggito, mi era sfuggito. Sì. E quindi questo pezzo diciamo sottolinea il mio stato d'animo di questo momento. È allegro, è divertente. Ci piace. E allora lo facciamo, e allora sentire. Lo facciamo sentire. Allora, lei, un video strepitoso, se l'avete visto. Geniale, dove lei geniale gioca con le sue curve. È un veramente eccezionali. Anche signore e signori, primo pezzo che porta Barbara Castracane Dopo Cena con questa sera, che è il 30 maggio 2019, c'è Lizzo con Juice. Beh, no, questa mette un'allegria pazzesca. Ci sono ogni tanto, c'era anche Meghan Trainor che l'ha fatto qualche anno fa, che ci sono queste che giocano e scherzano con la musica, scherzano di più. Allora ti faccio proprio la domanda: ma la musica deve essere una cosa seria, da cantautorato, da chitarra, da denuncia sociale? Che cos'è la musica? Qual è la musica giusta? La musica... Non c'è la musica giusta. La musica giusta è la musica giusta per quel tuo momento emotivo, psicologico, quello che hai voglia di ascoltare in quel momento. Questa io la trovo geniale, perché tra l'altro c'ha tutte sonorità anni 80, è la disco degli anni 80. Sì, io ho detto, rifatto. Ma questa, ma chi è sta Lizzo? Non l'ho mai sentita. Sono 3 anni che canta, cioè sì, no, sicuramente saranno sì, molti di più, però che poco noi la conosciamo, sì, è poco. E a me piace, io spazio tanto, io spazio dall'opera a Lizzo, poi sono molto curiosa dei giovani. Stasera ne avremo, come no, stasera ne avremo. Vado a sentire quello che fanno. La musica quindi mi piace. Ti piace anche andare a vedere i live? Sì. Localini, concerti, tutto quello che capita. Quello che capita. Tu però hai un'affezione particolare verso la musica, cioè non te la sei mai tolta dal cuore. No, mai. Te la sei sempre portata dietro. Sempre, è stata, sempre. Cioè, non è un di più. No, è una compagna integrante, costante, no? Perenne, sì, sempre, da sempre. Ma io ci sono. Io avevo il mio papà che suonava il pianoforte, che era un bravissimo pianista, non si capisce perché non abbia fatto quello nella sua vita. E a 2 anni io mi sedevo in braccio a lui mi metteva le mie mani sulle sue e suonava. E quindi la musica fa parte proprio della mia vita da sempre. Lui suonava il jazz, insomma, figo. Beh, non è un complimento, è proprio un accompagno, proprio ti sì, capita sì, di sì sentire un pezzo e improvvisamente ti torna in mente un profumo, una cartolina, un'immagine, no? Qualche cosa. Sì. E questo serve la musica. Io come dico sempre, secondo te è azzardato dire che la musica di oggi è l'evoluzione della poesia dell'Ottocento, del Settecento, dei primi del Novecento? È possibile che si sia evoluta e che poi esiste ancora il genere della poesia, ovviamente, ma che si sia distaccata dalla poesia per poi animarsi in un'altra maniera? Non lo so, ci deve... riflessione interessante, non ci ho mai pensato. Sicuramente il linguaggio, soprattutto
il rap, l'hip hop è un'evoluzione in qualche modo della poesia, è una branca della poesia. Aspetta un attimo che torno in diretta. E questo è Lisso Juice, in diretta su Radio Cigliano, è il primo pezzo Lisso che Barbara Castracane vi fa sentire stasera a Dopo Cena Con. Siete in diretta su Radio Cigliano, siete su Instagram in questo momento, ciao, ma siete anche su Radio Cigliano e domani, da domani, sarete anche su YouTube. Agganciatevi a tutti i nostri social perché ci fa piacere avervi insieme a noi. Ignazio ha preparato, guarda che cosa, t'ha messa in mezzo alle rose. Intanto diciamo già questo, t'ha messa già, su un letto di rose, t'ha adagiata su un letto di rose. Un letto di rose sembra che mi sta portando sotto l'albero di Mizzuti. No, il letto dei petali di rosa a me non mi fa questa idea. No, non sono petali, sono rose, dai, sto scherzando. Guarda, ti mette insieme però alle tue amiche del cuore, almeno che quelle che per lui sono le amiche del cuore. C'è Chandra Wilson, l'amo. C'è Orange is the New Black, un altro bucio di culo pazzesco. Questa non la ami. No. Poi ci sta Flo di Cars, ce la ricordavamo. Clarabella, quella di colore che dicevamo prima. Grande successo. Poi c'è Occhi di Gatto. C'è Kelly di Occhi di Gatto. E poi c'è Sigourney Weaver. E poi c'è Sigourney Weaver. Questo mi sa che è l'ultimo. Nemesis. È quello Nemesis. E vabbè, grazie Ignazio. Mandato la tua testimonianza, continuate a mandare i vostri controselfie al 328-7948-796 come fa Angelo. Che lui è un autore di Made in Sud che ci segue tantissimo. Ciao, e forse, Angelo, voglio dirla qua, perché una volta che è detta ma non si torna indietro, forse nascerà pure una collaborazione con Radio Cigliano. Vediamo che riusciamo a portare avanti. Grazie Angelo di essere con noi, grazie di aver mandato il tuo controselfie al 328-7948-796. Buon ritorno Barbara, mi manca la tua amicizia su Facebook, mi farebbe molto piacere, grazie. Su Facebook tu come ti guarda comporti? Io su Facebook c'ho i miei amici. È proprio tuo il Facebook? Sì, tuo. È un Facebook mio con i miei amici e basta. Ci sono pochissime persone che io non conosco, che sono soltanto amici virtuali. Però adesso mi segno Franca Bonino e ti do la mia amicizia, ma non ti divertirai, io non interagisco, non parlo di lavoro, non mi piace, cioè è un... Ci sono gli affari tuoi su Facebook? Sì, ci sono gli affari miei, cioè è uno spazio ludico per me, quindi... Però io trovo anche giusto, nel senso che comunque è una bacheca, un posto dove uno può postare, ma che può anche essere dichiaratamente un posto privato, un tuo angolo nel quale vai a vedere, vedi gli altri ovviamente, ma hai le tue amicizie, le persone a cui vuoi bene, quindi insomma non è detto che tutti quanti noi accettiamo le amicizie su Facebook, ma secondo me forse potrebbe avere, io credo che Franca non abbia Instagram, ma su Instagram, perché là ti può seguire chiunque, lì c'è più possibilità. Ma anche Facebook, cioè voglio dire, non è che io ho una preclusione, io non do la mia amicizia, cioè non è che so sto cazzo, cioè non sono così stronza. Sei Barbara Castracane. Non sono così stronza, anche se me le fanno doppiare le stronze. Non mi sembra che ci abbia tanto senso, cioè alcune volte, dico anche questa, alcune volte quando mi contattano e mi chiedono di lavorare, che vogliono fare i provini, che vogliono fare, Facebook non è il luogo giusto, non è il mio spazio ludico, non è il posto dove lavoro, certo. Capisco, non è il tuo fan club, non è il mio fan club, ma poi non ce l'ho il fan club, ma che ce l'avresti, guarda, stasera te ne mando 100, 200, 1000 te ne mando, veramente. Sasso vuole che ti dia un bacio, Sasso, ecco, Sasso, un bacio alla tua dottoressa, alla sua dottoressa preferita. Sasso, ti mando un bacio grandissimo. Sasso, per esempio, non ci conosciamo personalmente, però ci siamo piaciuti e ci siamo dati, vedi, perché poi può ci siamo dati l'amicizia, questo, sì, certo. Sì, sì, ci siamo scritti delle cose. Siete interessanti. Lui per è essere carino, amici è simpatico. Senti, ti voglio dire, c'ho troppe medie, troppi alti. Che devo fare? Devo abbassare? No, stai benissimo. Ah, sono io. No, mi sembrava un suono. Volevo un po' più i coglioni. Volevo un po' i coglioni, solo questo. Forse niente. Un pochino più Vabbè. Lontana, leggermente. No, no, devo stare un po' più lontana. Un po' più lontana, perché altrimenti sparano le P. Abbiamo questo problema, noi delle P che sono mostruose anche nel doppiaggio. Hai saturato la P. Che devo fare? Arrivamo. Purtroppo. Ma c'è anche Lisa, Cristian, Fabrizio, Ombretta, Stefani, ciao Ombretta! Ma ho visto, c'è Ilaria Stagni, guarda quanta gente, Ilaria, Tiziano. Allora, facciamo un saluto particolare a Tiziano che oggi ha perso la sua nonna Eleonora che aveva 83 anni. E vabbè,
noi ti facciamo veramente un abbraccio qui dalle sì. frequenze di Radio Cigliano. C'è anche Fabio Carletti con i suoi cappuccini, e chissà che fra un po' non arrivi un cappuccino di Fabio Carletti, ce lo beviamo volentieri. No, a quest'ora no, perché chi dorme poi? No, ma ce lo beviamo virtualmente, devi vedere che fa, devi vedere che cosa crea, che cosa crea. Allora, c'è anche Daniele Giuliani, Silvio Iasevoli, tanta gente veramente. E allora, Emanuela D'Amico. Ciao mami. Qua stanno ancora parlando delle cose. È? Che camera è quella? Questa qui. Ciao mami. Senti un po', intanto che sfoglio Franci. Perché siamo un po' indietro, c'è Franci, è vero. Mandiamo anche il secondo pezzo, dimmi qual è il secondo pezzo che mettiamo, così nel frattempo diamo una sfogliata anche ai nostri amici di Facebook. Io non ci ho pensato, porca miseria. Non ci ho pensato. E diciamo che continuerei con la numero 7. Con la numero 7. La numero 7. Allora, la numero 7 è una scoperta che ho fatto recentemente. È un pezzo, un disco intero che non conoscevo, di cui ho conosciuto anche l'autore qualche sera fa. Ed è una persona molto interessante. Un autore che è di che nazionalità? Italiano. Si chiama Vezio Bacci ed è un grandissimo chitarrista. E ha scritto questo disco, prodotto da suo fratello, se non mi sbaglio, o da lui stesso, insieme a, posso dire il nome del certo, cantante, a Bobby Craig. Sì. E questo disco si chiama Soul Alchemy, e qualche anno fa, e io l'ho scoperto da poco, e questi sono proprio bravi. E allora ce l'andiamo a sentire. E io me lo sentirei. Signore e signori, questo è il secondo pezzo. Sentite quanto è delicata, un po' bossa nova. Bravo, un po' bossa nova. Molto. Bobby Craig o Robbie Craig, Party Time su Radio Cigliano. Ho visto che questa bossa nova ricorre stasera, sì. Non è l'unico. Sì, è vero? E stava in questo mood. C'hai mood un po' bossa nova. Basta che non sia Saudaci, No, ha tutt'altro che Saudaci, è proprio allegria. È divertente. Ma senti, ma è bello sto pezzo. È bellissimo. Questo canta come se volete ascoltare il pezzo, ragazzi. Se volete ascoltare il pezzo, app Radio Cigliano, lì che si può, sentite tutto bene. Quindi dobbiamo togliere praticamente. Ma come saluterebbe? Chiede Paola D'Andrea Clara. Bella, come la saluterebbe Paola D'Andrea? È una bella domanda, non me lo ricordo. Ma quando l'hai fatta Clara Bella? L'ho fatta in due cose, una era i quattro moschettieri, i tre moschettieri, una cosa del genere. Questo pezzo è bellissimo. Questo è bellissimo. E poi l'ho fatta, forse aveva tutta una voce così, tipo questo, non lo so. Paola, giuro, scusami. Ragazzi, non me noi lo facciamo il film, la usciamo dalla sala e rimuoviamo. Ce la portiamo dietro per tutto il film, ma poi sì. basta. Nel senso no, ma io come esco dalla sala rimuovo, sennò sarei schizofrenica. È apposta, questo proprio è normale per te, per giusto? Per forza, sennò divento scema, l'unica che non riuscivo a mandare via era questo personaggio di cui ti dicevo prima. Sì. Ma no, sennò diventi matta. E fai una pazza psicopatica? Che fai? Te la porti a casa? Ammazzi no. i ragazzini. No, quelli che incontri. Senti un po', ma quando reciti una scena pesante, parlavamo di quel film, no? Fai tutta la scena. Dopodiché, magari nella scena successiva quelli stanno al ristorante, perché la sceneggiatura vuole così del film. Tu hai bisogno, dopo una grossa partecipazione emotiva per recitare una scena che stai facendo, di staccare, di chiudere un attimo, di prenderti un caffè, di chiudere un attimo, uscire dalla sala, rimettere a posto e poi rientrare. Io sono abbastanza solida, non è così vero, dipende dall'atmosfera che c'è in sala, dipende dal direttore del doppiaggio, dipende dall'assistente, dipende dal fonico. Il clima nella sala di doppiaggio per me è fondamentale. Io lo sento tantissimo, sono un'empatica, sono molto aperta, quindi assorbo le energie. Se c'è solo uno che è negativo, per me è finita, altro disastro, che prendere il caffè. Devo uscire dalla sala, andare via, poi dopo devo fare un grande lavoro. È legato alle persone, non è legato alla scena. No, è legato alle persone. Tu riesci per me è immediatamente solo, dopo a cambiare sì, mood, sì, completamente. Per me è ecco, vedi, per esempio, ho bisogno. Un attimo, sì. Una sigaretta, un caffè e poi si ricomincia, se c'è una grossa partecipazione. Sì. Altrimenti mi è successo di rendermi conto che quella partecipazione me la sto tirando dietro.
dietro, no, me la porta appresso, capito? Me la porta appresso. Per me è legato al clima, al clima della sala. Per me è fondamentale. Infatti, quando faccio il direttore di doppiaggio, sono molto attenta a creare un clima piacevole. Spero di riuscirci. Ma io ce la metto tutta, perché so quanto è importante per l'attore, perché noi siamo degli animaletti delicati, insomma, lavoriamo con la nostra emotività, ce l'abbiamo proprio sotto la pelle, ce la portiamo dietro. E per esprimerla al meglio dobbiamo essere a nostro agio. Se c'è un po' di tensione, io per esempio la sento tanto. Se c'è solo uno che... E ripeto, come in tutti i lavori, perché veramente in tutti i lavori, ma conviene lavorare in armonia piuttosto che stare con la tensione. La tensione deve esserci dentro, ma non la tensione esterna. Devo rientrare! Party time, Robbie Craig in diretta su Radio Cigliano, ed è il secondo pezzo che Barbara Castracane porta stasera per conoscerla e per conoscersi marzullisticamente parlando. Nicola da Quartu Sant'Elena in Sardegna ci ha mandato il suo controselfie, ci sta ascoltando con le cuffiette. Fatelo anche voi se ci state ascoltando ovviamente da un telefonino, da un tablet, perché ascoltate meglio quello che sentiamo noi, sentite voi, quindi è sicuramente meglio. Grazie Nicola per aver mandato il tuo controselfie. È il momento della domanda facile, oddio, quella che cosa vi dà diritto ad avere, sì, che ne so, 1 milione di euro, no, un viaggio ai Caraibi nemmeno, vi dà diritto però a una cosa che vale più di 1 milione di euro e di un viaggio ai Caraibi, vi dà il diritto di poter parlare direttamente con Barbara Castracane al telefono. Meico. Uno solo di voi, io mi vado a posizionare sull'ultimo messaggio WhatsApp che si trova qua, vediamo di chi è, eccolo qua, lo mandiamo subito perché altrimenti loro li mando sempre a fine trasmissione, e siccome c'è un bimbo che sono Desiree e Samuele da Roma, li mando immediatamente, così almeno Samuele si vede, perché di solito lo manda alle 11:15 quando probabilmente... Ciao Samuele! Ciao bambolotto! Evviva! Allora, vi faccio la domanda facile. Che cosa dovete fare? Solo su WhatsApp 328-7948-796 scrivere la risposta e il vostro nome. Io vi chiamerò io via WhatsApp, quindi abbiate una buona connessione e potrete parlare con Barbara Castracane. Sapete che Barbara ha fatto una saga... No, una sagra. Quella non è male. Ma ha fatto una saga importante. Una saga di X-Men. Tanti film, ed è veramente brava e grande. Il suo personaggio di X-Men si chiama Jean. Ma qual è il cognome di questo personaggio? Facile, dai. Ragazzi, è proprio facile, anche perché ci sta anche un'assonanza con qualche altra cosa. 328-7948-796 è il WhatsApp per mettervi in contatto con noi. Scriveteci il cognome del personaggio Jean di X-Men, come si chiama di cognome. Chi, il primo che ci manderà il messaggio, avrà la possibilità di essere chiamato in diretta. Ed è il momento di mettere alla prova Barbara, e la metto alla prova in una duplice maniera. Parliamo di interpretiamo una canzone. Allora, io, oddio, per Barbara oggi ho scelto un pezzo che tra l'altro è bellissimo, ma che ho scelto volutamente perché l'altra volta quando sei venuta qui a Dopo Cena Con mi hai tanto parlato di questa tua amica. Le sto scrivendo ora. Vedi? Le sto scrivendo ora. Lo posso dire? Sintonizzati ora, le sto scrivendo. Allora, speriamo di avere anche qui ospite su Facebook Rossana Casale, che sentite con un pezzo veramente eccezionale, veramente bello, della sua discografia. È tratto dalla Via dei Misteri del 1987 e si chiama Brividi. Secondo me è una delle più belle canzoni ispirate anche di Rossana Casale. Io ho chiesto a voi amici che avete Instagram, che ci seguite su Instagram, come Barbara avrebbe dovuto recitare e interpretare questa canzone, e vi ho chiesto di scegliere tra oggi ero impazzito, una interpretazione Biancaneve e un'interpretazione Grimilde. Allora, la sua della canzone è Biancaneve, ok? Però siccome i nostri amici non sapevano un cazzo, non sapevano niente, ma non sapevano la canzone, non sapevano la canzone, e quindi hanno scelto di mettere alla prova Barbara con l'interpretazione Grimilde.
Allora io ti do adesso una basetta che con Grimilde non c'entra niente, che è una basetta tutta piripillosa. La telecamera è quella lì davanti, sì, esattamente quella. Io spero che Rossana Casale ci stia ascoltando per vedere. Speriamo. Chissà, vabbè, magari speriamo, la recupera veramente. Speriamo. E lasciamo la bella interpretazione di Rossana Casale e ci ascoltiamo Barbara Castracane in diretta su Radio Cigliano, che interpreta Brividi di Rossana Casale con fare Grimilde. Ma che mi metti? Lo so, ti ho messo questa show. Non mi ispira. Questa show. Aspetta. Mamma, è faticosissimo. No, aspetta. Posso provare a fare una cosa, eh? Vediamo se qua. Vivere come gli amori impossibili. Siamo rimasti noi a illuderci e cadiamo come petali. Era così? Sì. Ah, ok. Piangere, già sentirsi invisibili e ogni volta un po' più liberi da questa realtà. È come un cerchio nell'acqua si perde nel mare. Tutta la vita ora è dietro di me. È un amore che fa venire i brividi e che ci rende nostalgici, simili ai versi di una poesia e a qualsiasi pazzia. È un amore che fa venire i brividi, che ci sorride umiliandoci e non ha mai parole, né pietà, non ha fondo e non ha limiti. Vivere non resta altro da fare, sai, che camminare e non fermarsi mai. Tanto di strada ce n'è. C'è tutto un mondo fuori e dentro di me. Non ce la faccio a fare questa Grimilde. La chiusa con Grimilde non ti è venuta. No. Bravissima. Barbara Castracane a dopo c'era con. C'è tutto un mondo fuori e dentro di me. Vabbè, brava. Rossana canta meglio. Ah, vabbè, la sua, vorrei vedere. Però è stata bravissima. Messa alla prova inconsapevolmente da voi amici di Instagram. Bravissima Barbara. Cattivi. Castracane. Vabbè, un po' cattivi, però anche simpatici. Allora, sì, io vorrei farti vedere chi è che ha vinto il contest di questa sera. Babbo! Vediamo un po' se adesso riusciamo a connetterci. Roberto! Cioè, pensa che hai vinto. Robè. Pronto, buonasera. Robè, pensa che hai vinto, Robè. Come se non l'avessi mai sentita la voce vinto. Mia. Grande Roberto. Allora Roberto, ho pure mandato il messaggio con Raimondo e Cos'andrà in mano? Quanto tempo abbiamo Madonna, fatto? Tantissimo. In sala 8. Ma non riusciamo a leggerli i messaggi perché lui mi fa un sacco di domande, io poi chiacchiero, stasera chiacchiero tantissimo. Strano, stasera chiacchiera tantissimo Robè, di solito mai, No, al leggio proprio non parla. Vabbè. No, non è vero. Roberto è un nostro collega perché sì, sta in sala di doppiaggio insieme a noi. Anzi, lui sta nella regia, non nella sala di doppiaggio, esatto, perché fa il fonico. Sì. Ed è uno delle persone, e mi fa un piacere che tu abbia beccato sei stato il primo a mandare il messaggio. Perché possiamo parlare anche veramente con te di quanto cuore, di quanto è importante il lavoro del fonico e di quanto senza il tuo lavoro noi non saremmo davvero nulla, zero assoluto. Davvero, Robby. Ma poi sì, io, Roberto, bisogna essere anche un po' psicologi con voi. Parecchio. Sì, la cosa che dicevo prima, non so se tu ascoltavi, Robby, quando dicevo che ci vuole il clima piacevole in sala, no? Un po' per tutti, per lavorare. Sì, era per quello. Sì, tutti dobbiamo essere un po'. Tutti dobbiamo essere un po' psicologi, ma tutti dobbiamo essere anche un po' sereni dentro la sala, vero? Sì. E quando si instaura un clima di serenità, se va alla grande. Sì. Beh, io e Roberto. Infatti, appunto, altrimenti non viene male. Viene sempre male, esatto, il lavoro se poi c'è qualche piccola. Io e Roberto siamo stati Sandra e Raimondo per tanto tempo, nel senso che abbiamo discutevamo, ma giocando, insomma. Siamo divertiti un sacco lavorando insieme. No, è stato bello e ci divertiamo sempre a lavorare insieme, perché poi quando la sala funziona per una enorme percentuale, perché c'è di là un tecnico del suono bravo come te che ci sa dare, ci valorizza al massimo, e questa è veramente una cosa straordinaria. Sì. Quindi grazie a Roberto e grazie a Roberto e a tutti i nostri amici fonici che ci aiutano tutti i giorni,
stanno al nostro fianco e, al servizio e, come e sempre al servizio, beh, al servizio del prodotto un po' tutti, certo, certo, beh, certo, certo. Però ripeto, il manico è quello che ci serve. Sì, se esatto. Un fonico non ci fa suonare bene, possiamo essere bravi quanto te pare, ma viene fuori una schifezza. E invece voi siete... È una cooperazione, si lavora tutti per lo stesso fine, esatto. Come un'orchestra, se uno suona poi si sente. Si sente, è vero. Grande Roberto, grazie, io ti ringrazio per il fatto che comunque ci segui, che è sempre un piacere mandare in onda i tuoi selfie, veramente, ed è sempre un piacere averti qui insieme a noi, perché poi noi stiamo in sala, no? Lavoriamo, poi si ride e si scherza, ma c'è poco tempo per cazzeggiare insieme, sì. E questa è una maniera in più. È sempre meno, sì, è una maniera in più per farlo, veramente. Grazie Roberto. Grazie a voi. Grazie veramente. Un bacione grande. Grazie. Ciao. E allora siete sempre in diretta su Radio Cigliano e questo è sempre Dopo Cena con 21:54 e bello, mi è piaciuto poter parlare anche dei nostri colleghi fonici perché è strepitoso. Che poi vogliamo dire una verità, dilla. Cioè loro soffrono insieme a noi di questi nuovi tempi, di questi nuovi ritmi, partecipano alle nostre lavorazioni mettendoci lo stesso impegno che ci mettiamo noi, guadagnando veramente troppo poco, secondo me, troppo poco per il lavoro che fanno e per lo stress a cui sono sottoposti. Quando Roberto dice bisogna essere un po' psicologi, intende anche che certe volte non siamo tutti uguali, ci sono tanti colleghi che magari sono un po' più nervosi, che si stressano un pochino di più e il fonico comunque assorbe, cioè se è tipo spugna. Me, se è il mio carattere che assorbe le tensioni eccetera, non c'è cifra, e non c'è cifra. Neanche quelle che guadagniamo noi, che non so se sì, guadagniamo 100 volte meglio di loro sicuramente, e loro guadagnano veramente troppo poco per quello che, per le tensioni che assorbono. Io veramente, insieme a noi, tramite le frequenze virtuali di Radio Cigliano, farei un applauso. Noi lo facciamo, vero? Voi fatelo da casa. Noi lo facciamo. Ai fonici. Sì. E a tutte le persone che sono dietro, ai sincronizzatori, ai fonici di Mix, a chi prepara il materiale, a chi segna, a chi è negli uffici e deve fare le convocazioni per gli attori, perché è una filiera importante, grande, che noi la esemplifichiamo qui con la nostra arte, diciamo, ma c'è dietro tutto un lavoro tecnico che senza di quello noi non lavoreremmo. Quindi grazie veramente a tutti quanti i nostri amici. Allora, terzo pezzo, quale vogliamo? Sei pronta? Vogliamo proseguire con la bossa. Guarda, con quella sei cosa, libera di fare quello che vuoi, il mood lo decidi tu. No, allora, centro della trasmissione. Io adoro le persone giovani, adoro i ragazzi e faccio un grande tifo per i ragazzi. E fra di noi, proprio fra di noi doppiatori o che girano intorno a noi, ci sono tantissimi talenti, grandi talenti che cantano, che suonano, che scrivono. Vorrei cominciare, stasera ne ho portati due. Cominci da questo o dall'altro? Io aspetta, non c'ho gli occhiali. Cominci da questo o dall'altro? Attenzione, comincio dal 3. Dalla numero 3. Esatto. Comincio dalla numero 3. Sì. Allora, la numero 3 è una bambina. Era una bambina. L'abbiamo adesso vista crescere. È una meravigliosa donna che abbiamo visto crescere, che ha iniziato anche lei con il doppiaggio. È stata una, lo posso dire che è stata, che voce è stata? Sì, sì. È stata la voce di Lilo in Lilo e Stitch. Mamma mia, quanto è brava, ed è un fenomeno. Era una bambina deliziosa, è una donna deliziosa e c'è questa vocina meravigliosa, Lilian Caputo, che poi ha virato verso la musica. Lei compone da quando ha 13-14 anni, penso, è un grandissimo talento, si è laureata a, oddio non mi viene il nome, un'università musicale americana, come si chiama? Berkeley, ora vive a Los Angeles se non sbaglio e sta lì in pianta stabile e lavora nella musica e io ho scelto un bellissimo pezzo che lei ha
composto e eseguito. E lei in questo caso è accreditata come featuring, però il pezzo è suo, l'artista che la ospita nel featuring, esatto, è Dillinston. E ce l'ascoltiamo in questo pezzo del 2016. Sentite quanto è brava Rossa Caputo, in arte Lilian, con Dillinston. Questa Lilian. È Rude. Bella musica particolare fanno anche, bella musica molto ritmata. Lei fa dei pezzi bellissimi. Sì, sì, lei è bravissima. Ma da sempre. Lei è proprio, ha rinunciato a stare in Italia, ha deciso che la sua vita è lì. La sua vita è lì e voleva, lei voleva fare questo, voleva fare il doppiaggio. E c'è anche riuscita, quindi siamo veramente contenti. Ma il sogno nel cassetto, Barbara, si deve lasciare nel cassetto? No. Bisogna avere il coraggio di inseguirlo. Io non ce l'ho avuto, per esempio, però non ho rimpianti. Insomma, io sono contenta di come è andata la mia vita, tutto sommato. Ogni tanto ci penso, dico, ma chissà come sarebbe andata. Con un'altra... Ecco apposta, io ti voglio fare proprio una domanda. Barbara Castracane non avesse incontrato la recitazione, non avesse incontrato il doppiaggio, non avesse incontrato niente, ora che cosa farebbe? È quello a cui pensi? Forse la cantante. Io avrei voluto fare quello. Era una dei sogni del cassetto. Sì. No, era l'unico sogno che avevo. E come ti sei imbattuta nella recitazione? Amore, voglio sapere. Allora, io recitavo e cantavo nelle compagnie amatoriali, le cose, quando ero ragazzina, eccetera, eccetera. Contemporaneamente lavoravo alla radio, lavoravo nei centri di produzione di pubblicità. Cioè, io mi sono sempre data un grande affare, lavoravo quando ho 14 anni. Contemporaneamente sono stata un'atleta. Io sono stata praticamente tutta la scuola che ho fatto, ho scelto un liceo perché c'era il gruppo sportivo più forte della provincia. Poi vivevo al campo, io ho vissuto a Formia i primi 20 anni della mia vita, dove c'è la scuola nazionale di atletica leggera, dove si allenava Pietro Mennea e dove anch'io mi allenavo ogni giorno. E io pensavo che avrei insegnato educazione fisica. Infatti, finita la scuola, ho finito un anno prima, perché avevo scelto le magistrali proprio per finire un anno prima, per andare all'ISEF, che era l'Istituto Superiore di Educazione Fisica, e insegnare. In 2 anni e 2 sessioni ho fatto 32 esami, perché sono sempre stata un po' secchiona. Un po' secchiona, devo dire la verità. Poi ho fatto un esame che mi ha fatto, mi ha un po' spiazzata, cioè mi ha fatto capire che non avrei potuto fare quello che avrei voluto. E quindi ho detto, va bene, non mi diplomo alla sessione di luglio, rimando a settembre, mi faccio quest'estate di riflessione. Lavorando alla radio c'era un giornale aperto e c'era scritto corso di doppiaggio. Che sarà mai? No, io sapevo benissimo cos'era, sì. E ho detto, beh, io secondo me questa cosa la so fare. E sono venuta a Roma, ho fatto l'audizione con Piera Vidale, appunto, e ho fatto questo corso di non mi ricordo quanti mesi, che era un corso della Regione Lazio, non so. Era una cosa seria. Sì, era una cosa seria. E niente, dopo e 6 mesi facevo Occhi di Gatto. Che figata. No, 6 mesi no, 8. Io questo lo dico sempre, ci sono tanti nostri amici veramente che dicono, ma come si fa? Forse usando un pochino. Devi essere un po' portato. Quando ho fatto l'audizione, il sync per me era una cosa naturale. E quella o ce l'hai o non ce l'hai. Quella è complicata. Quella non la prendi. Ma la recitazione, quella ce l'avevi recitavo già dentro. Recitavo, da quando ero ragazzina. Però poi la recitazione all'Egio è un'altra cosa. Quella piano piano. Però devi avere sempre dentro qualche cosa da dare. Però devi essere un attore, se no non lo puoi fare. Infatti, quando molti mi dicono, ma che io vorrei fare direttamente doppiaggio. Sì, c'ho una bella voce. Posso fare il doppiaggio? No. La bella anche perché a volte è l'ultima cosa esatto. Veramente servono anche i caratteri, serve di tutto veramente. Torniamo in diretta anche sulla radio, dopodiché dovevo dire una cosa e chi se ricorda se poi la riuscirò a rimettere su dai meandri della mia memoria. Questo è Dillinston con Lilian, che è Rossa Caputo. No, Lilian Caputo. E questo è un pezzo del 2016, si chiama Rude, scritto da Lilian ovviamente, ed è il terzo pezzo che porta Barbara Castracane alla vostra attenzione. Quindi largo ai giovani. Largo, assolutamente largo. Io adoro i giovani, proprio adoro i giovani, stare con i giovani, li amo tutti, i giovani nostri, però quelli nostri del doppiaggio, per me sono tutti figlietti miei, guai a chi me li tocca. E per giovani io intendo dai 7, che è il collega più giovane che abbiamo. Ormai quello più grande ce n'ha 40, io l'ho visto nascere. Porca miseria, però l'ho visto piccolo.
Per me sono tutti figlietti miei che hanno 8 anni e non me li toccate, io li adoro, gli voglio bene. Come vediamo anche crescere gli attori che doppiamo sempre noi, no? E cresciamo insieme a loro, vediamo anche crescere le nuove leve che poi diventano colleghi come noi. E a proposito di giovani, ma di gente che fa veramente cose importanti, voglio segnalarvi A Night of Magic, la magia dei Queen, che si terrà, è uno spettacolo che si terrà al mercoledì 5 giugno alle ore 21 al Teatro Eliseo, mica cazzi, 700 posti di teatro, a Via Nazionale a Roma, e con Lorenzo Pausillo, Ilaria Bucci, Alessia Rubini, che saluta e che mi ha segnalato questo spettacolo, Roberto Lo Monaco, Alessandro Pizzonia, Fabio Zaccaria, Andrea Rongioletti e Stefano Antonelli. A Night of Magic, la magia dei Queen, è un evento benefico organizzato dall'Associazione Culturale Claudio Zaccaria. E i musicisti sono professionisti che hanno all'attivo le collaborazioni con Laura Pausini, a James Senese, dai Flaminio Mafia, a Tullo De Piscopo, e c'è anche Alessia Rubino che fa la doppiatrice. L'ingresso è a pagamento ovviamente, ma tutto l'incasso della serata sarà devoluto per l'acquisto di defibrillatori. È un evento patrocinato dal Comune di Roma, quindi andate numerosi a vedere questo evento, se ci riuscite, e anche a prenotarvi. Mercoledì 5 giugno, la magia dei Queen, suoneranno i Queen, che sono ormai stati rilanciati alla grande dal film Bohemian Rhapsody. Sai che ancora non l'ho visto io. Ma è bello, è un bel film. Per alcuni versi, per altri ma un po' deluso, però insomma andate a vedere A Night of Magic al Teatro Eliseo a Roma. Allora, che volevi dire? Ma questo cosa volevo dire? Questo qua volevo dire. Poi magari bene, lo ripresentiamo anche fra un pochino. Bene. Ah, un'altra cosa che voglio fare. Io devo salutare Alessandro Bianconi, che altrimenti in chat mi continua a dire che vita fantastica. Alessandro è il mio alter ego delle trasmissioni del sabato, ovviamente. Ma perché ti dice questo? Perché dice che siamo attori e che abbiamo una vita fantastica. Lui fa l'avvocato, anche lui lavora con la bocca come noi, quindi insomma... lavora con la bocca? Lo so, ma se le tira. Se le tira. Allora, vi ricordo che saremo in diretta anche sabato alle 15 con la nostra trasmissione musicale Se Prima Eravamo in Due insieme ad Alessandro Bianconi. Il ritorno dopo 2 mesi di assenza di Tiziana Guida. Ci sarà un ospite che fa illustrazioni per bambini. E quindi venite a vedervi, libri per bambini ovviamente, venite a vederci nella nostra trasmissione di sabato alle ore 15, sempre in diretta su Radio Cigliano, sempre su Facebook o sull'app che potete scaricare per i vostri telefonini. Grazie, e questo è un piccolo spot all'interno. Dunque, il tuo quarto pezzo musicale, vuoi continuare con i giovani? Io voglio continuare con i giovani e con i giovani nostri. Un altro giovane nostro, io l'ho tenuto... sulle ginocchia. No, lo tenevo legato praticamente all'Egio. Abbiamo fatto un lavoro insieme che lui aveva appena cominciato, aveva 4 anni e non riusciva a stare fermo, per cui io era seduto su uno sgabello e io gli tenevo con un braccio, gli tenevo le braccia e con un altro braccio. La violenza inaudita. E gli tenevo le gambe, e se no non potevamo incidere perché lui si agitava, c'era rumore, il fonico diceva: "Bah, non va bene, la dobbiamo rifare perché fa rumore". Era bravissimo, tuttora un attore eccezionale. Bravissimo, ed è anche un bravissimo cantante. Ha scritto un pezzo bellissimo che mi piace da morire e che ha un bellissimo video, e io lo lancio immediatamente, gli annunci li fai tu, quindi io lo lancio immediatamente. Quindi io taccio. Signori, è amico di Radio Cigliano, è venuto qui tante volte, ho già programmato il suo pezzo a Se Prima Eravamo in Due. Dopo aver fatto alcune hit che ci sono piaciute tanto, è tornato con questo suo stile scanzonato, Alex Polidori, ed è il suo nuovo singolo uscito da pochi giorni, Paranoico, su Radio Cigliano. Sai che devo stare attento ogni mattina. Io sono geniale, sto pezzo è bellissimo. Il Alex video, Polidori, veramente. Il video l'hai parlando. visto? È bellissimo. Con Sara Labidi, bella come il sole. Veramente, bellissima. E lui bravissimo, veramente eccezionale. Alex Polidori, andatelo a vedere sulle sue pagine social e soprattutto su YouTube, dove trovate il video, perché è veramente eccezionale. Bravo Alex, continua così perché siamo tutti con te, veramente. Ci piace tantissimo la tua... Ecco, i giovani. Tu sei una caramella. Fai bene, stai con la caramella. Mamma, guarda, facciamo pandan. Allora, i giovani, è difficile ora caparsi nuovi giovani, secondo me, vero? Soprattutto se non arrivano immediatamente, se non arrivano da piccoli, ma arrivano un po' più grandi. È difficile inserirli, sì.
dici che mi sbaglio. Ma guarda, no, per me no. Per me è più facile inserire i giovani, perché capisci subito se lo sanno fare o se non lo sanno fare. Non c'è la via di mezzo. Sì, capi. Certo, magari sono un po' più timidi, ma è più difficile. Sì. No, io non lo trovo difficile. No, io no. Dico che è difficile, che... è difficile farli entrare e farli provare. È difficile formarli. Formarli, perché poi. Ah, questo sì. No, tu pure certo. Sei stata seduta in una sala di doppiaggio a guardare. Come no? Poi, avendo anche la fortuna di lavorare. La caramella mi ha distrutto. Sì, pure me. Discutiamo. Solo che io l'ho morsa. No, è finita la trasmissione. Vai, fai te. Oddio. Sì, è difficile. Non c'è più quel. Non c'è più il tempo che c'era prima per la formazione. E, è difficile farli assistere, perché li facciamo assistere a delle cose sbagliate, perché spesso noi ormai stramacinati, straesperti, lo guardiamo una volta, assorbiamo e siamo capaci di incidere e proporre una cosa mediamente buona. Parlo del seriale, ovviamente. I film per fortuna si fanno ancora come una volta. In più, io personalmente non credo molto nel futuro di questo lavoro. E quindi. Aspetta che continuiamo in onda, che Alex ha finito. Sei tu. L'unico rimedio sei tu, Alex. Adoro. Polidori. Bravo, bravissimo, Alex. Bravo, gli facciamo una oggi serata degli applausi. In diretta su Radio Cigliano, Alex Polidori paranoico, ed è il quarto pezzo che ci ha portato alle nostre orecchie Barbara Castracane a dopo cena con di oggi, che è il 30 giugno 2019, 30 maggio, perdonatemi, quasi giugno. Hai visto che primavera bizzarra che abbiamo avuto? Senti, io detesto le temperature troppo alte, quindi siamo stati benissimo. Odio. Se può dire. No, io odio. Pare che da domani è finito. Lo so. Da lo domani so. È finito. No, io detesto la pioggia. A un certo punto mi rompe proprio i coglioni. Cioè, svegliarmi con sto cielo grigio tutti i giorni. Dico, no, porca miseria, basta. Però sta temperatura a me, se me la conservasse un altro pochino. Non sarebbe male. Felice. Io poi ho sempre paura quando ci sta una c'è primavera gente che ci odia stentata. Qui che ho visto che ci ascolta. Ho visto quando che c'è la Chiari, per esempio. C'è la primavera stentata, di solito l'estate è tremenda, però sì. Insomma, speriamo. Sì, la Chiari, capirai, la Chiari non vuole il caldo, è una salamandra. Giulia Profumi, mia cugina. Ciao Giulia. Ciao Giulia, eccola là, la puoi salutare nella telecamera bassa. Ciao Giulia. Giulia. Allora, andiamo avanti anche con i controselfie, perché altrimenti ce li dimentichiamo. C'è Daniele che ha occhi di gatto. C'è la bambola di Kelly. C'è la bambola. No, fantastico. Grande. Fantastico. Grande, grande di aver mandato il tuo controselfie al 328-7948-796. Ma vediamo ancora chi c'è. Giuseppe, il suo sito è telegiornaliste.com. Lavora lì, ci scrive da Napoli e ci ha mandato il suo controselfie. E ci sta guardando e lo dimostra. Non ci so cavoli, siamo là sullo sfondo, non è un montaggio. Credevamo. Ci sta guardando veramente. Questo è un controselfie del momento. È un momento, è proprio scattato al momento. Ci piace vedervi, ci piace vedere che cosa fate, spiarvi un pochino dentro casa, un po' stalker diciamo, ma è divertente comunque, che la partecipazione ed è divertente quando siete allegri come Luigi da Trani, che ci manda il suo controselfie col dito su. Ok, così. Ciao Luigi, grande Luigi, grazie sempre di essere qui e di aver scritto al 328-7948-796. Allora, stavamo dicendo delle difficoltà di entrare in sala, delle difficoltà di essere sentiti e del fatto che se qualcuno ti dovesse chiedere un consiglio come si diventa doppiatori, che consiglio gli dà Barbara Castracane? Beh, innanzitutto bisogna essere attori. Di base, perché cioè noi siamo come i dentisti, no? Che sono dei medici che hanno una specializzazione in... Prima hanno fatto medicina, esatto, certo. come i ginecologi, come, cioè, è una specializzazione del mestiere dell'attore. Devi saper recitare da fermo, in più c'è la difficoltà del sincrono. Devi saper andare a sync, devi saper rispettare i tempi e i modi recitativi di un altro attore che ha già recitato. Non è un lavoro semplicissimo, o meglio, è un lavoro per cui bisogna, a parte essere attori, è una cosa per cui bisogna essere portati, per cui Se sei portato ti riesce abbastanza facilmente, insomma noi lo facciamo, io non trovo grandissime difficoltà
tecniche o più di recitazione qualche volta, perché magari trovi degli attori che ti mettono in difficoltà e oddio, sono talmente bravi che hanno fatto quella scena e dici ma questa io come la rifaccio, perché Bailey a me tante volte mi mette in crisi, perché dico quella è un'attrice, Chandra Wilson, quella di Grey's Anatomy, un'attrice straordinaria, c'ha una verità che tante volte io dico aspettate, fammela rivedere che devo capire, devo prendermi dei punti, devo prendermi degli appigli. E che consiglio posso dare? È un po' è difficile. Io dico sempre la base ci deve stare. La base ci deve, ci essere. Deve essere. Oltretutto questo è un momento molto difficile. Io sinceramente non credo nel futuro di questo, di questa professione, nel senso però che non mi smonta così. Io non è che ti smonto, ma nel senso proprio della fine di questa professione. No, ci saranno i cartoni animati, ci saranno sempre da doppiare. Ma fra 30 anni parleremo tutti inglese. Ma tu dici, i nostri figli parleranno tutti inglese. Perché io dico sempre che questo è facile da dire a Roma, a Milano, a Firenze, a Venezia, ma se vai in provincia dove veramente la percezione dell'inglese è qualcosa di molto lontano, di molto fuori dai confini, ma molto oltre sì, i confini. Sì, forse hai ragione, non lo so. Sì, è vero, questo è vero, questo è vero. Forse ho detto una cazzata allora. L'ho fatta ricredere. No. Cambierà questo lavoro? Come è cambiato? E abbiamo visto i cambiamenti di questo lavoro, non ne abbiamo visti tanti. Abbiamo visti tanti. Io come dico sempre, se tu prendessi Giulio Panicali, grandissimo direttore e doppiatore, lo potesse con un teletrasportarsi ora davanti a un microfono, non sarebbe capace di incidere un anello. No, ci menerebbe tutti, diciamo, siete dei pazzi. Ci menerebbe tutti dicendo che siamo tutti una banda dei pazzi. Veramente. Il nostro DJ del sabato, Fabio Di Matteo da Civita Castellana, che ci manda i suoi mix per il sabato alle 10, Vintage Mix su Radio Cigliano. Sintonizzatevi, sentite la musica di Fabio che fa delle robe eccezionali con la console. Ma non solo con la console, guarda che cosa ti ha fatto. Questo l'ha fatto al volo adesso. Grande Fabio, grandissimo Fabio, che ha imparato a firmare i suoi disegni da quando è successo un fattaccio. Mi aveva mandato un suo disegno, ma Fabio. Che figo. Mi aveva mandato un suo disegno bellissimo. E io, stupidamente, me lo sono mandato sul mio WhatsApp personale, da quello della radio. Dopodiché non me l'ero segnato il nome e quindi ho messo la fotografia su Facebook dicendo scusate, non mi ricordo chi è che mi ha fatto questo. Ed è arrivato uno che si è rivendicato la paternità del disegno. Che non era Fabio? No! E io l'ho pure ringraziato. Grazie Lucia. Mille, l'ho taggato, ho fatto tutte queste cose. Dopo un'oretta è arrivato Fabio. Ha detto ma scusate, ho fatto io. Ma chi cazzo sei tu, scusa? No, e questo si è cancellato addirittura a profilo, non so che ha fatto, ha bloccato, fatto un casino. Quindi insomma adesso ha imparato a firmarli, grande Fabio. Il sabato alle 22 Vintage Mix su Radio Cigliano. Signore e signori, è il momento della clip misteriosa. Barbara mi ha portato sta caramella. Allora sappiate che noi con la caramella ci campiamo, perché quando c'hai un po' la salivazione azzerata al leggio, te serve, oppure c'hai il titticarello, c'è la polvere, c'è tutto quello che volete. Scusate, mi assento un attimo. Assentati. Allora guarda, mi prendo la telecamera io. Succede di aver bisogno di un po' di una caramellina, quindi ce l'abbiamo sempre come compagna, sempre in tasca. Barbara ha portato una clip. Da che cosa? Volevo bere. Non lo so. Da un film, da un telefilm, da un cartone animato. Barbara fa tutto, quindi potrebbe essere veramente da qualunque cosa. Adesso io ti carico la basetta, quella piripillosa di prima, perché ci vuole la basetta piripillosa. Quell'ascensore. Allora Barbara reciterà questa clip neutra, senza caricarla troppo, perché a voi. Sarà un monocorde, ma tanto alla seconda parola si capisce. Infatti, starà a voi indovinare da che doppiaggio è tratto. Quindi scatenate le vostre orecchie e la vostra capacità di capire da che doppiaggio è tratta questa clip. Adesso io ti do la tua basetta vera e ti do sempre la telecamera, che sai qual è. È questa. Quella lì. E questa è la clip misteriosa di Barbara Castracane. La mutazione è la chiave della nostra evoluzione, ci ha consentito di evolverci da organismi monocellulari a specie dominante sul pianeta. Questo processo è lento e normalmente richiede migliaia e migliaia di anni, ma ogni qualche centinaio di millenni l'evoluzione fa un balzo in avanti.
Attenzione, 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 dovete essere precisi, precisi, attenzione, non siate generici. Do un suggerimento, non siate generici nella vostra esposizione, siate precisi, perché magari potete dire un titolo, ma magari è qualcun altro che ci si avvicina a quel titolo, non è proprio quello, dovete essere precisi, perché il film è uno, il film è la pièce, quello che è, e state tutti quanti sbagliando, ve lo dico tutti quanti perché state dicendo una cosa generica. Esatto, okay? Dovete questa dire è una cosa precisa, anche un po' più precisa, facile, dovete essere precisi. 328-7948-796 solo su WhatsApp, non su Facebook. Sto ancora aspettando chi è dei voi dei primi, il primo di voi che vincerà questa la foto autografata di Barbara Castracane, che vi sarà mandata poi dopo la trasmissione su WhatsApp. Diamo il tempo ai nostri amici di votare. Qual è il quinto pezzo che porti all'attenzione? C'ha da scrivere come da dannata. Allora, no, ti spiego. No, allora questa ve la dico perché è divertente, perché è un argomento ricorrente in questa trasmissione, le mie tette. In che senso è ricorrente? Ti ricordi che alla fine dell'altra trasmissione l'ho distrutta, non sapevo più che fare, dico adesso non so più che fare, faccio vedere dentro. Non me la ricordavo. Abbiamo riso da morire. E mi ha scritto una mia amica, dice: non ti vedo da tanto tempo, ti sono cresciute. Vabbè. Allora, ragazzi, c'è anche l'effetto, allora, però in effetti devo dire, no, non mi sono cresciuto, sono dimagrita, quindi si vedono di più, non mi sono, diciamo, cresciuto. Che emergono, sì, emergono. No, allora qual è il quinto pezzo che mettiamo? Io continuerei con i giovani. Porca miseria, sei giovane. Io continuerei questa. Con i giovani. Questa è giovane. Questa è giovane. È una ragazza che ho scoperto da poco, che ha fatto il più bel disco che è stato fatto quest'anno. Sì. A un certo momento sentirete uno strano suono, non sono i vostri altoparlanti, è proprio il pezzo. È un pezzo che parla, che ha pur avendo dei toni drammatici, diciamo così, nella musicalmente, eccetera, parla di una che dice: ma che ve fate, de che ve fate, cioè la vita è bella, non c'è bisogno. E poi detto di da prendere lei farmaci, che c'ha un atteggiamento un po' così. Ma tutti i suoi testi sono sono stata al suo concerto, tra virgolette, edificante. Sono stata al suo ma concerto, dai. Sì, mi ci ha portato mia figlia. Sono andata a Milano, infatti, c'è stato il concerto al Fabrizio. Io non lo sapevo, sarei venuta. È stato molto bello, tra l'altro. Lei ha una particolarità eccezionale, ha un uso delle basse devastante. Devo dire, al concerto, bellissimo, che era tutto straorganizzato, stra preciso. Io ero un po' laterale, ma avevo questo spostamento di bassi che era notevole. Ma hanno detto che chi era sotto veniva qua, no, avvolto, fagocitato spostato dai bassi, quasi, spostato, sì, quasi sì, spostato. Sì, sì, sì. Veramente eccezionale. Sì. Signori, lei è la rivelazione del 2018. Del 2018, ha fatto il disco più bello del 2018. Credo che in questo momento abbia 17 anni, ma quando ha fatto questo disco rasentava i 16 o stava proprio per entrare nei 17, era veramente giovane. È forse la cantante che ha scalato più velocemente negli ultimi anni la vetta di tutte le classifiche. Con merito, a mio giudizio. Molto brava. Io avevo molti dubbi su di lei, l'ho sentita live, ho programmato una marea di pezzi suoi, perché veramente è eccezionale. Signore e signori, avete capito? Parliamo di Billie Eilish e questa è Xenia. In diretta su Radio Cigliano. Cioè, senti qua. Io vi consiglio di mettere la cuffia, cioè intanto di andarla a sentire sull'app, perché qua la sentite bassa, ma anche bassa. Ci sono dei bassi io che sono pazza di questa. È bravissima, è bravissima. Questo pezzo mi piace molto. È brava. Senti un po', la musica attuale. Mm-hmm. Lei è un esponente illustre della musica di questo momento attuale. Sì. La musica italiana di questo momento ti convince? La musica italiana di questo che c'è in questo momento? C'è Alex Polidori? Lilian, ma si è trasferita in America. Lilian ormai no, international. Però io sto parlando non era una battuta. Di chi fa le hit in questo momento. Che ne so, c'è Gali, ci sta da una parte, ci sono Gali, Fabri, Fibre, eccetera eccetera, dall'altra ci sono Calcutta, Renzo Rubino e dei giornalisti, insomma ci sta una variegata scena che si è trasformata da indie a forse in un pop in questo momento, però diciamo è partita come indie, come musica indipendente e quindi alternativa. Tu come la leggi? Guarda, dei giornalisti li trovo divertenti, mi piacciono,
Gli altri che hai nominato per me sono un po' tutti uguali. Un po' zero, sinceramente. Eh? No, sono un po' tutti uguali. Mi piace quel ragazzo, quello Anastasio, anche se con qualche riserva. Ultimo, per esempio, ti convince? Ultimo mi piace. Ultimo mi piace. Ultimo ti piace. Ultimo non mi dispiace. E Mahmood, il vincitore di Sanremo? È uguale a Gali, uguale a tutti quegli altri. Beh, no, io a trovo me qualche me cosa mi sembrano un po' più... tutti uguali. Sì, vabbè, sì, sì. Diciamo che si scimmiottano, è un sì, quando prende un ma filone. Ma poi senti delle rime che dici, vabbè, ho capito, dovevi far proprio... Sole, cuore, amore, cioè, magari. Bravo, magari. Sole, cuore, amore. Magari, allora, magari. Siete rapper, che rapper del cazzo sia? Scusa, sono adesso, rapper, per carità, va tutto sono bene. Sono rapper per i giovani che rappano così, ormai non rappano più con le rime ricercate, ma rappano con le rime di strada. Da quelle acchiappate ha poco al senso volo. Però il rap così, no? Mi sembra che abbia poco senso. Che poi rap, allora mi trap, devi dire rap, trap, vabbè, sì. Però mi devi dire, allora mi devi dire qualcosa, cioè fai la rima cuore amore, ma dimmi qualcosa. Ma magari, ripeto, a volte solo cuore amore fosse quella che era la rima che è andata una vita. Adesso ci sono delle rime ancora più stupide, rime con dissonanze, rime con parole ripetute, con varie accezioni della parola. Aspetta, no? L'altro giorno ho sentita una settimana seven, non mi ricordo, mi pare fosse Gali, una settimana seven, ma che è? Ma lo so, parlano come parlano i ragazzi che se... l'ha saputa, cioè abbiamo 40 secondi, la ripeto sempre perché sono imprescindibile in Avengers, nel doppiaggio è stata usata la parola imprescindibile, ti evoca qualcosa di esotico, imprescindibile a te? No, è stata dal momento in cui c'è stato il primo spettacolo, quindi direttamente dal cinema, i ragazzi, i giovani, chi andava a vedere si è collegato su Google, è diventata la parola più cercata del mese. Imprescindibile, non sanno che vuol dire. Non sanno che vuol dire imprescindibile. Lo so. Quindi abbiamo dato anche un piccolo servizio sociale, se possiamo dire, attraverso questo... vabbè, sono cose che succedono. Cose che io, come certo, ho detto... Se si ascoltano questi che che cantano, questi ascoltano. Cacchio. Torniamo in diretta anche in radio. Questa è Billie Eilish, che continua sotto, non è finita, ci sono ancora 40 secondi. E dice Xenny una cosa bella alla fine. Dice, che dice? Dice, senti, ascolta, dice, cresci... non mi ricordo, aspetta, adesso la dice così la sentiamo. Adesso la sentiamo, mancano 20 secondi, quindi prima o poi la dirà. Non capisco una parola. Learning dice alla fine. No, ma dice tipo respira. Vabbè, brava Billie Eilish, però ha ricreato, è riuscita a sfondare con un genere che piace molto ai ragazzi ed è brava anche dal vivo. In diretta su Radio Cigliano, 22 e 25, questo è Dopo Cena Con. Questa sera un graditissimo ritorno perché è tornata dopo essere stata qui insieme a noi nella primissima puntata di Dopo Cena Con, è tornata Barbara Castracane. Yeah. E adesso è il momento di decretare chi è stato a indovinare la clip misteriosa. Perché abbiamo una clip misteriosa da premiare, ragazzi. Allora, tanti di voi hanno detto il film è giusto, ma non sono stati precisi. Ve l'ho detto, ci vuole precisione. Perché se dico un titolo, poi ci sta il 2, poi ci sta il 3, poi ci sta quello che si chiama esatto, l'attacco di questo e di quell'altro. Sono film diversi. Allora, tanta gente l'ha detto, veramente guarda quanti, sono stati tantissimi. Qualcuno è andato anche oltre, qualcuno è andato prima, qualcuno ha detto l'ultimo film. Invece la clip l'ha indovinata. E chi è stata a indovinare? Dillo tu, da che cosa è tratto questa clip? È il finale di X-Men 2, bellissimo. Tra l'altro, completamente nelle mani tue il finale. E la nostra amica che ha indovinato la clip si chiama Giulia. Quindi facciamo: brava Giulia! Brava Giulia, che è un'altra citazione colta, veramente. Io ti do l'iPad, tu puoi toccare con la penna uno dei colori che vedi sotto, tranne quello caleidoscopico. Mm-hmm. Quindi di quei colori. Giulia, di che colore lo vuoi? Devi decidere tu, scegli tu. Non solo, ma Giulia vedrà come tu le firmerai questa. No, devi scegliere fra quelli. È tremenda. Allora, io siccome sono come San Tommaso e se non lo sento non ci credo, questa è la clip tratta da X-Men 2 e lei è Barbara Castracane. La mutazione è la chiave della nostra evoluzione. Ci ha consentito di evolverci da organismi monocellulari a specie dominante sul pianeta. Questo processo
processo è lento e normalmente richiede migliaia e migliaia di anni, ma ogni qualche centinaio di millenni l'evoluzione fa un balzo in avanti. Che brava Barbara Castracani, X-Men 2. Ma l'hai picciato? No. È quello che mi hai mandato te. È quello che... Ammazza, no, sembrava... ma ti ricordi, lo sai qual è il problema? Ma me lo dici come se non lo sapessi. Sapete qual è il problema dei 24 film? 24 e 25. Esatto, il problema dei 24 e 25 fotogrammi. Noi incidiamo il cinema a 24 fotogrammi, poi viene trasposto per la televisione e da quel momento in poi è 25 fotogrammi. Quindi devono aggiungere un fotogramma sulla pellicola, un fotogramma ripetuto che però l'occhio umano non riesce a vedere. Ogni 24 fotogrammi ne aggiungono uno e ne fanno 25. Ovviamente a quel punto sarebbe tutto fuori sync e quindi devono strecciare un pochino, come si dice in gergo, l'evoluzione fa un balzo in avanti, sì. Anche la velocità la velocità di esecuzione. Quindi quando ci ascoltate in televisione con un prodotto che è stato cinematografico e che viene trasposto per la televisione, trascritto per la televisione, siamo tutti un po' più paperini. Al cinema siamo tutti più corposi. E questo è un piccolo segreto che dovreste già conoscere tutti quanti. 22 e 28 in diretta su Radio Cigliano. Questo è Dopo Cena con Barbara Castracane. Yeah! I nostri amici. Allora, secondo me noi stiamo indietro, perché io ho detto anch'io volevo vivere a stare Senti, solo. Manuel dice: quando fai una direzione di un doppiaggio hai un rito scaramantico per iniziare. No. Tu sei scaramantica? No. No, no, non sei tarocchi, cabale, cose sì, di questo tipo. Sì, sono curiosa. Curiosa, giusto, no, curiosa. Ma che era carina questa cosa. Allora, io non sono neanche di quelli che casca il copione per terra, lo sbattono tre volte. Io sì. Sembra una cagata, sì, quello lo so. Sì. Quello lo faccio io, sbatto il copione tre volte. T'ho salutato Alessandro Bianco. Posso avere un saluto da Barbara Castracane come farebbe Zelda Spellman di Sabrina Vita da Strega? Era quello che stavo facendo prima. Che te lo chiede Paola che mi ha fatto il... Ti ha fatto lo sketch. Lo sketch. Ti ha fatto lo sketch. Quella è la telecamera. Quella è la telecamera. E Paola, ciao tesoro. Oh no, Sabrina. No, aspetta, Paola. Paola, sono andato oltre. Paola, stai tranquilla, va tutto bene. Non so, diceva cose di questo tipo. Lei. Rassicuranti. Ciao, buona serata. Divertiti insieme a noi stasera, mi raccomando. Senti un po', chiedono degli aneddoti o dei ricordi di X-Men. E... allora, vi dirò, ve ne dico uno che Fabrizio Pucci può confermare. Che è successo in sala? Entriamo in sala e io mi trovo davanti questa dea bella come il sole e Fabrizio quel figaccione di come Hugh si chiama? Di Hugh Jackman. E allora ci guardiamo ed erano un po' più giovani di noi. Per cui dico, senti, dobbiamo alleggerire il direttore di doppiaggio. Ma andate bene, un po' meno, non affondate troppo. E, insomma, noi facevamo, ci prendevamo in giro perché facevamo le vocette. Ogni tanto diciamo, dai, passa la palla. Questo succede. Poi adesso l'avete sentita picciata, ma lei c'è stata addio con la voce naturale. Sì, no, sopra, no, certo. Però diciamo, magari non andare giù. Non usavo i toni, quelli più bassi. Certo. Usavo aspettate, scusa, la posso far sentire io che ce l'ho incisa? Ma uguale, no. Quella che mi hai mandato. Perché l'ho picciata secondo te? Sì, l'hai picciata perché l'ho sentita. Ma non è vero, è uguale, è identica. C'è Fabio Greco, che è un nostro collega, ciao, per l'assistente, che dice una bella cosa: io ho cominciato praticamente con te ai tempi di Private Practice e posso dire che sei bello. Un direttore di doppiaggio stupendo, e lo posso confermare perché insieme abbiamo fatto anche proprio Private Practice, ma abbiamo fatto un sacco di cose, ci siamo veramente divertiti. Bello, allora, facevi tu di Private era meraviglioso. Che cos'è il direttore di doppiaggio? Uno psicologo? Un conoscitore della psiche umana? Che cosa deve fare, oltre naturalmente a dirigere l'orchestra, con guarda, io non lo so che cos'è, ti dico come lo faccio io. Io mi metto ad ascoltare, cioè la parte professionale è quella che si mette ad ascoltare e capisce se gli piace o no.
come se lo ascoltassi per la prima volta, un prodotto che ho visto, stravisto, distribuito, probabilmente adattato, quindi quella scena mi è passata davanti 5 milioni di volte, conosco fotogramma per fotogramma, so come più o meno come la diranno gli attori che ho deciso di mettere su quel ruolo, perché l'ho scelti proprio perché so che lo faranno in un certo modo, eccetera eccetera. E poi arrivo e cerco di mettere le persone a proprio agio, perché è necessario, secondo me, è una delle cose più importanti che deve fare il direttore di doppiaggio, in sinergia con l'assistente e il fonico, con l'assistente al doppiaggio. Dopodiché mi metto ad ascoltare e ti lasci anche un po' suggestionare, lascio, e conquistare dalla recitazione. Sì, un orecchio si lascia conquistare, l'altro orecchio è ipercritico. Dobbiamo essere un po' schizofrenici per fare bene questo mestiere, perché sennò due parti del cervello scisse. Sì, esatto, proprio. Due parti del cervello scisse. Cioè, ce n'è una che è attenta a qualunque piccola sfumatura sbagliata e un'altra che sta lì e spera che quello che avviene nella sala la conquisti, capito? Che speri sempre che ti conquisti immediatamente, perché famo prima, se andiamo a casa. Certo, sì, no, ma non solo quello, insomma. Però è anche bello, mi piace anche lasciarsi convincere. Assolutamente, io spero che mi si convinca sempre, ogni volta che viene fatta un'incisione. Poi io le premesse le metto tutte perché mi si convinca, cioè il dialogo fatto bene, l'attore scelto giusto, il clima ben fatto, uno ce la mette tutta. Poi certo, ci sono le giornate che te rode a te, le giornate che gli rode l'attore, che ci hai avuto lavorando noi con l'emotività, non è semplice, cioè siamo soggetti anche a queste cose. Ho litigato con mio marito, mi è morto il cane, sono andata a sbattere con la macchina, mi è arrivato un accertamento da 20.000 euro. Quello non lo riesce a lasciare fuori dalla sala. Quello non riesce a lasciare fuori dalla sala. Quello è difficile. Purtroppo, e allora tu devi cercare, tutti noi ovviamente cerchiamo di tenercele dentro e di non portarle, insomma. Che ti devo dire? Una bella seduta psicanalitica. È una bella seduta psicanalitica. Sì, perché poi c'è quello che vuole essere preso per i capelli, che vuole essere guidato, quell'altro che vuole essere lasciato completamente libero, quell'altro che vuole dei paletti messi in una certa maniera. Ognuno di noi vuole delle però cose. Però poi il risultato lo devi portare a casa. Però il risultato lo devi portare. Esatto, tu lavori perché il risultato lo devi portare a casa. Ti racconto un piccolo episodio. Dimmelo. Non mio, di Renato Izzo, del mio maestro, e di Lilian. No, scusa, di Miriam. Di Miriam. Di Miriam. Non mi ricordo che film fosse, perché io non ho assistito, me l'hanno raccontato. E Miriam doveva piangere e non riusciva a piangere. E allora Renato è entrato in sala e ha detto: perché tu vuoi fare l'attrice, invece sei una cagna, non sei capace, non lo farei mai, perché, ma nonno, ti prego, non mi dire così, no, perché tu non l'hai fatto, cioè, insomma. Lilian ha cominciato a piangere come una Miriam ha cominciato a piangere come una fontana. Lui si è girato verso il fonico e ha detto: incidi. Questo è d'arresto, no, adesso l'arrestano, era suo nonno. Adesso l'arrestano, era suo nonno. Adesso sì, ho capito, io l'ho sceneggiata, no, d'arrestano. Io l'ho sceneggiata un po', ho anche un po' esagerato, però ma io pure lo faccio, non lo faccio così, faccio altre strade. Sì, no, vabbè, faccio non l'ho mai fatto così. No, così non l'ho mai fatto, però ti porto un po' manipolatrice, lo devi essere, un po' devi saper manipolare. Ma invece, qual è il trucco, la capacità professionale proprio per scegliere una voce per un ruolo? Da dove si attinge? Tu ti trovi davanti un ruolo, arriva una cosa che non hai mai visto, non una serie. Adesso io non è che posso rivelare tutti i miei segreti, perché poi gli altri direttori mi copiano, quindi attenzione, segnate tutto, perché adesso diamo veramente dettami del doppiaggio, stiamo facendo. Come si fa a scegliere una voce fra le tante che sono disponibili? Ognuno c'ha il suo sistema. Io scelgo un po' per difetti, nel senso che... Personali proprio? Per associazione di difetti tra i personaggi e l'attore? Personali recitativi, perché laddove rendono meno, comunque sono credibili, perché i difetti sono gli stessi. Certo. Capito? Quindi rende tutto più semplice, sì. Perché non hai bisogno di estraniarti da te stesso, ne metti un po' anche, esatto, nel personaggio. Esatto, poi ci sono, tu vedi degli attori che ti ispirano e lo sai e dici... Certo. Dice, vabbè, questo lo fa Alessio, questo me lo può fare solo quello me lo può fare solo... In genere poi io
li vedo e dico quello lo fa quello, quello lo fa quell'altro. Il problema è quando te distribuisci oggi e il film va in sala dopodomani e l'attore ti dice bella, dopodomani non posso. Allora, dice a me, è un problema andare e a allora, trovare altre secondo, scelte. Secondo, terzo, quarto, certo. Quinto no. Senti, cioè, c'è Desiree che fa una domanda curiosa. Alcuni doppiatori quando parlano normalmente hanno la stessa voce di quando doppiano, altri assolutamente no, sono irriconoscibili. Da cosa potrebbe dipendere? Guarda, io per esempio questa voce è la voce mia. La usi qui, questa lì, è la voce. Dovunque, no, questa anche è la... a cena con amici. No, questa è la voce che uso nella mia vita. Certo. Quando doppio provo a fare la voce di quello, certo. Di quella. Una voce che sta negli occhi, che sta negli occhi, che sta nelle spalle, che sta nell'atteggiamento, che sta in quella recitazione, che sta in quella pancia, che sta in quell'espressività. Difficilmente uso questa, che non è neanche così bella, cioè è la mia voce qualsiasi. Dai, è eccezionale. No, allora, questa è più bella. Niente, la provoco e ce casca. La provoco e ce casca. Ce casca immediatamente. Vabbè, quindi insomma, succede a volte di avere una voce un po' diversa, anche perché, come dico sempre io, se veramente tutti quanti parlassimo nella vita come recitiamo, sarebbe anche quello da psicanalisi, secondo me. Beh, ci sono anche quelli che lo fanno. Sì, no, certo. Ce n'è più di uno, soprattutto fra i nostri colleghi maschi. Diciamo altro e finiamola qua. Allora, siamo Alex Polidori, siamo un po' indietro, ma abbiamo recuperato un pochino. C'è anche Roberta Padoan che salutiamo. Ah, ciao Lorenzo! C'è Lorenzo! Lorenzo Pontecorvi, un bravissimo fonico che ti chiede di doppiaggio. Quando ci vediamo a Sperlonga? Amore, mannaggia, domenica scampi a pranzo, c'ho un dialogo da fare. Ma più che scampi a pranzo, quando andiamo a pesca, Lollo? Quando andiamo a pesca? Ecco, ma Barbara Castracane, quando esce dal doppiaggio completamente, niente dialoghi, niente direzioni, niente pensieri, e può finalmente riposarsi e rilassarsi, cosa fa? Cammino a Villa Panfili, tanto cammino nella natura. Quest'estate ho scoperto la montagna a mia bella età. cammino in montagna, faccio trekking, adoro il mare, adoro pescare, poi mi piace girare per le città d'arte, mi piace tutto, io sono una persona curiosa, mi piacciono le persone, mi piace il mondo, mi piace mi piace tutto, sono E mare o montagna? Adesso hai scoperto la montagna, però insomma, mare o montagna da sempre la tua scelta preferita? Mare. Sì, sì, mare, sempre stata la mia scelta. Poi io ti dico, sono cresciuta al mare, sono nata qui, ma a 2 anni mi hanno portata a Formia, che è un posto, è una città sul mare. Ho vissuto... E ti manca un po' il mare proprio come approccio quotidiano? Mi manca l'orizzonte che ti dà il mare. Che è fighissimo. Quello mi manca. Adesso ho imparato un po' di più a vivere a Roma. I primi anni ho sofferto veramente tanto perché mi mancava proprio l'apertura, l'orizzonte del mare che ti dà soltanto è solo un il posto mare, di mare. Lo dà, certo. Neanche la montagna, perché la montagna devi arrivare in cima per avere l'orizzonte, se no sei nelle valli, c'hai tutte queste cose intorno. Che a me non è che mi piace tanto. E, sì, il mare, pescare. Mi portate amichetti, mi portate a pesca, amichetti pescatori. Senti un po', e invece una città d'arte? Quale città, quale viaggio ti ha conquistata più degli altri? Quale viaggio della che mia... ne so, andando in un posto, diciamo anche in Italia, ma insomma, un posto dove se quello dicesse, senti, ma il posto migliore che hai visto qual è? Parlando d'arte. D'arte, ma anche sì, d'arte. Quello che vuoi, quello che ti pare. Ma Ravenna, per esempio, è una città che mi ha colpita moltissimo. Una città bellissima, dove penso che potrei vivere. C'è anche il mare, quindi è perfetta. Sarebbe perfetta. E il viaggio che mi ha più colpito è un viaggio che ho fatto alle Maldive. Io sono nata alle Maldive e mi hanno strappata da lì appena nata. Sì. È stato uno scambio di culla, sì, praticamente. È stato così. Sì. È stato così. Io sono figlia di genitori maldiviani che hanno partorito a Roma, mi hanno scambiata nella culla, perché io sono arrivata lì e dopo 20 minuti ho detto: a me non mi portate via più da qui. Lasciatemi qua. Allora, ti dico solo che in 10 giorni io ho perso 8 kg, non ho mangiato. Stavo, e che facevi? Stavo in acqua tutto il tempo a fare snorkeling, a salutare tutti i pesci, andare a vedere il giorno dopo se stavano negli stessi punti. Un giorno mi sono persi. Niente, non
vivevo nell'acqua. È il tuo posto, veramente. È il mio posto. E in cucina come sei tu? Come si sa? Sono delle cose che so fare, delle cose che... E primi o secondi, dov'è che qualcosa ti piace di più? Faccio qualche primo bene. No, di gusto. Ah. Cosa mangi più volentieri? In questo periodo della mia vita non mangio. Cioè lascia perdere i momenti non assurdi mi della vita. No, mi piace tutto. No, che assurdi. Basta, adesso sto meglio. Ho dato tanto nella vita, adesso basta. Però, insomma, mangiare è un piacere. Sì, mangiare è un grandissimo piacere. Infatti non ti so dire primi o secondi, a me piace tutto. Mi piace proprio tutto. Sono una goduriosa. Mi piace bere, mi piace mangiare, adoro il vino rosso, la birra, lo champagne. E una serata è bella a casa tua, rilassata, da sola, con un libro, con la televisione o in un ristorante con gli amici? Come ti piace di più? Both of them, tutte e due le cose. Niente, non riesco a farla sperticare. Non mi stai sperticare perché io sono una gaudente, una gioiosa, per cui mi piace. Ti piace stare con gli amici, mi piace. Ma anche il Franco momento... che dice, Franco Ponteco, no, era Lorenzo. Lorenzo, sì. Tutta la famiglia a cena e ti salutiamo. Franco, che è il papà di Lorenzo, che è un cuoco straordinario, insieme a Giulia, che era la mia amica delle tette che mi ha scritto prima. In quella meravigliosa cittadina che è Sperlonga, che è una cittadina sul mare bellissima, e dove c'è anche il mio angolino di pesca, e Franco cucina e noi stiamo tutti insieme. Franco e Giulia cucinano, sono i due cuochi, che sono anche un po' in competizione, sono più bravi, no, non è vero. Ed è bello stare con loro a cena tutti insieme in famiglia. È anche bello andare, che ne so, a un ristorante di pesce, a mangiare il pesce. È bello andare a Fregene a mangiare sulla spiaggia. È bello godersi la vita. È bello godersi la vita. Mi piace quant'è gaudente. Sì, veramente. Barbara Venere Castragana. In toro. Senti un po', sesto pezzo musicale. Quale vogliamo passare? Devo mettere gli occhiali. Allora, mettili. Allora, qui veniamo a dei momenti... Vabbè, chiudiamo con questo. Quello è l'ultimo, e quindi adesso devi andiamo scegliere con fra quei due. Sì, fra quei allora, due. Direi quattro. Questo, questo pezzo è legato a... sono un po' più seria. Questo pezzo è legato a qualche mese fa, a un paio di mesi fa, a un episodio della mia vita che... Sto decidendo cosa voglio dire e quanto voglio dire di questo. È un episodio che ha cambiato il mio atteggiamento nei confronti della vita. E, mi stai a far preoccupare? No, perché non è una cosa... Cioè, ha del negativo, ma è soprattutto... Poi una è cosa, positiva. È soprattutto una cosa molto bella. E mi accompagnava verso questa nuova apertura alla vita... questo pezzo, io non ero consapevole in quel momento e non ho altro da dire. E ce lo vogliamo ascoltare per ritrovare questa suggestione che ci fa. Un pezzo che dice aspetta, e tra l'altro fa parte della colonna sonora della seconda stagione di Grey's Anatomy. Esatto, pensa. Esatto. E, quindi stiamo parlando di diversi anni fa. Stiamo parlando di diversi anni fa ed è tornato ad accompagnarmi in questa. Vedi corsi? Perché la musica non ti abbandona mai, poi ti ripiomba addosso. La musica non ti abbandona mai, ma la vita, tutta la vita ha un senso, tutte le cose che tornano nella vita. Vabbè. Facciamo un'altra trasmissione. Senti, intanto lanciamolo. Allora, seconda stagione di Grey's Anatomy. Loro si chiamano Get Set Go. E chi conosce Grey's Anatomy, questa canzone, questo la pezzo, se bene. Lo ricorda sicuramente. Si chiama Wait. È il sesto pezzo che Barbara Castracane porta stasera a Dopo Cena Con su Radio Cigliano. Wait. Me lo ricordo questo pezzo. Allora, Grey's Anatomy, quanti anni sono? Quante stagioni? 15, 16? Non lo so. Quante sono? Tantissime, e sta andando avanti. Perché secondo te hanno ancora delle idee? Perché poi io ho fatto IAR 15 stagioni, poi a un certo punto devo dire che man mano che andavano avanti, dicevo ma che aspettano a chiudere? Perché lo trovavo sgretolato, non mi sembrava più che avesse collante, che fosse storie legate fra loro, erano un po' tutte delle cose già viste. Secondo te stanno ancora andando avanti con un buono spunto? Ma guarda, lei a Shonda Rhimes è un genio, perché riuscire a reggere e ogni volta tanto. Comunque tu arrivi in coda alla puntata che ti sei emozionato,
riesce sempre a creare questa emozione. Certo, la freschezza e la bellezza dei personaggi delle prime cinque, secondo me, non c'è più. Non ci sono più quei personaggi così belli. Poi sono andati via dalla serie i miei preferiti. Non sono un bravissimo giudice, perché per esempio per me Izzy Stevens e George O'Malley erano due personaggi meravigliosi. E andati via loro, insomma, mi è dispiaciuto molto che fossero andati via. Questi nuovi che sono entrati non sono così forti. O forse sono io che non mi ci sono affezionata così tanto. Però lei... la storia se la porta a casa, tutte le puntate si porta a casa il risultato, perché ti emoziona sempre, racconta delle storie sempre... è brava. Lei fa leva sull'emozione, sì. Sa fare questo, lo so fare bene. Poi lì ormai c'è questo team di attori collaudato da tanti anni. Però funziona, è un appuntamento che nonostante abbia avuto il salto di rete a un certo punto. In Italia, però funziona bene, ancora devo funziona, dire. Sì. Allora guardate, c'è Silvia che ci manda questo, guarda chi c'è sullo sfondo qua. Amica tua quella là. Oddio, non la vedo. Amica tua quella là. È quella là, è quella che io odio. Qual è quella che tu odi? È quella là. È Kyra Sedgwick, è lei, sì. E ci sta guardando, grazie per averci mandato il tuo controselfie. Grazie. Se volete ho trovato il cappuccino di Fabio e adesso lo mandiamo in onda subito dopo essere tornati. In diretta su Radio Cigliano, Wait Set Go, questo è il sesto pezzo che porta Barbara Castracane alla vostra attenzione, tratto da Grey's Anatomy, un bel momento che abbiamo descritto e che ci ha descritto un attimo fa. Signore e signori, è stato con noi sabato e ci ha disegnato dei cappuccini meravigliosi, queste occhi di gatto fatta sulla schiuma del cappuccino. Vabbè, è un genio, è un artista vero, è venuto qua e andatevi a recuperare la puntata su YouTube perché ci ha fatto delle cose anche in diretta con una situazione proibitiva, questo invece è fatto bene e questo pure meraviglia. Te lo mando perché è veramente bello, bravo. Fabio grazie. Carletti, bravissimo, bravo, grazie Fabio, di essere stato con noi. E Ricky e Lumière da Verona. Come Ciao. Sei con i gatti tu, con gli animali? L'unico animale che ho avuto è stato un gatto. Ah sì, eh? Sì, bellissimo. Era tigrato ma grigio perla. Bellissimo. Evviva. Il nano. Quindi sei a favore anche di avere un animale, di avere una compagnia in casa, di avere un animale. Dunque, tante persone ci stanno scrivendo, c'è anche Stiamo Fede indietro, Debo, secondo me. Isabella Marucci, ciao, quanto tempo che non ci sentiamo, siamo indietro, ma ci sono tanti messaggi che salto anche perché... Allora guarda, quando hai detto imprescindibile hai sbagliato perché è ineluttabile. Ineluttabile, ci stanno ineluttabile, correggendo, ineluttabile, rincoglionito t'hanno anche detto. ineluttabile, però anche imprescindibile secondo me sarebbe la bella parola... Sì. Ineluttabile è ancora meglio, ancora. C'è anche Carlo Scipioni che ci sta seguendo. Ciao, ciao! Emiliano Ragno, Massimo Bitossi. Emiliano, Massimo! Evviva. Massimo, saluta Mario! Questa è una roba fra voi, sì, non sì, sappiamo sì, nulla. Sì. Roby! Com'è portarsi un personaggio come la dottoressa Bailey per 15 anni e forse più dietro? È bellissimo, perché lei intanto è un'attrice eccezionale e ti ho detto qualche volta mi mette in difficoltà perché dico oddio ma questa cosa io come gliela rifaccio, perché lei è veramente bravissima. Tra l'altro l'ho conosciuta, siamo andate con questa me la devi raccontare. Siamo andate un giorno, sapeva, era il secondo il primo o il secondo anno che facevamo Grey's Anatomy e sapevamo che alcuni attori del cast di Grey's venivano a Milano per promuovere Grey's Anatomy, per cui io e Giuppi ci siamo preso un biglietto e siete andate e abbiamo volato a Milano. Temerarie, perché potevano anche fregarsene. Non sai, ci hanno invitate a pranzo, ci hanno fatto sedere con loro. Brave. Ci hanno fatto sedere con loro, ma non sai i complimenti che ci hanno fatto. Ma siete bravissime. Pensa che TR, insomma, l'attore di Giorgio Malley che doppiava Corrado Conforti si è avvicinato a noi e ci ha detto ma dov'è il mio doppiatore che ha una voce molto più bella della mia. Ma quindi dico, si erano ascoltati in italiano si erano ascoltati perché hanno mandato una clip in inglese e in italiano
E com'è stata sta cena insieme? Pranzo, è stato... A pranzo. Allora, è stato... Giuppi era seduta a un tavolo con Ellen Pompeo e la sua attrice di Grace, con Meredith. Sì, c'erano vari... No, c'erano varie tavolate. Lei si è seduta alla tavolata con me, con Meredith, certo, con Ellen Pompeo. E io ero seduta con Bailey, non mi ricordo come si chiama il cognome. Giorgio Malley, Richard, quello che doppia Stefano Mondini. E a un certo momento è arrivata la moglie di Richard, la moglie vera nella vita dell'attore, e fa: "Oh, who are you?" Manigolona, con tutte le treccine. I'm Miranda's voice. Insomma, difficilissimo. Però insomma, amichevoli. Molto, molto affettuosissimi, senza nessuna... Ma si sono fatte, mi hanno detto che... Si sono fatte le foto insieme. Mi hanno detto se magari si sono... non stranite, ma che impressione hanno avuto a sentirsi con una voce diversa. Gli era piaciuto, perché poi loro hanno un po' il culto negli Stati Uniti dell'italiano, gli piace a tutti l'italiano. Dice: "Ammazza come parliamo bene italiano." Esatto. Poi comunque la morbidezza delle nostre voci gli era piaciuta, insomma. È stata una bella cosa. Sono molto carini. Brave. Vedi che iniziativa. Senti un po', ma il doppiatore che oggi è un po' più alla ribalta di come era sicuramente 30-40 anni fa. Secondo me troppo. Ecco, questo io volevo chiedere. Deve esserci questo mistero un po' radiofonico anche della voce, sì, irriconoscibile. Cioè, noi siamo voci nell'ombra, voci nascoste dietro un leggio, dentro una sala di doppiaggio. Se no facevamo il cinema, facevamo teatro, facciamo la televisione, no? Quindi secondo te per me c'è troppa visibilità. Ma abbiamo un po' il mistero? Come la vedi in per questo me senso? Sì, per me sì, per me abbiamo troppa visibilità. Poi questa cosa di vabbè, adesso noi ne stiamo parlando perché ormai è diventata una cosa, Radio Cigliano doppiaggio, parliamo di doppiaggio e quindi si parla di doppiaggio, però anche tutto questo parlare di doppiaggio, io vedo gente su Facebook che fa le distribuzioni, che critica le distribuzioni, dice: "No, ma quello l'avrebbe fatto meglio quell'altro." Ma che ne sai? Fai il direttore doppiaggio? È come se io andassi dal medico, come se andassi al medico, la cistifelle l'ha operata male, l'incisione va fatta in quell'altro posto, no. Cioè, per carità, poi ognuno può dire quello che gli pare, perché è il bello dei social e il brutto dei social è che abbiamo dato voce a chiunque. Però insomma, a parte le battute, forse era meglio rimanere nell'ombra, sì, vero? Sì, io dico di sì. Adesso, prima faccio un piccolo spottino che è doveroso perché siamo condivisi da alcuni nostri amici che ci che fanno la diretta insieme a noi. Grazie Daniele. Grazie. Sanno tutto, tu lo sai, che basta mettere una voce su Facebook e te fanno il curriculum per l'IMAI, tutto quanto. Allora, siamo in diretta anche su voci.fm, che non è un'agenzia, non è uno studio di registrazione, ma mette in contatto diretto i professionisti che lavorano con la propria voce e le aziende che la stanno cercando. È un servizio gratuito. Siamo in diretta in questo momento sulla pagina www.voci.fm in un grande box. Andateci a vedere anche lì la diretta, andatela a vedere anche lì, e poi ovviamente sulla pagina Facebook voci.fm. Voci Animate, un brand ideato da James Garofalo, che è stato più volte direttore artistico in occasione di eventi legati a questo mondo, agisce come intermediazione tra l'organizzazione dell'evento e gli ospiti, assumendone la totale gestione. Volete i doppiatori ai vostri eventi? Oppure siete doppiatori e vi hanno invitati a un evento? www.vocianimate.it. E saremo anche in sintesi sulla pagina Facebook Roba da Doppiatori, che sta crescendo. Ho visto bravi ragazzi che state mettendo sempre cose nuove, e il loro claim è: "Diamo voce alle voci." Seguiteli sui loro social, troverete interviste, meme contest e tanti contenuti per valorizzare il doppiaggio. E proprio Roba da Doppiatori, Barbara propone ne ha approfittato biecamente, no, per... Sto scrivendo a mio nipote che non ha commentato. Ma scusa, mi stai guardando? Sto scrivendo, mi stai guardando? Invitalo ovviamente, ma altrimenti parlaci direttamente qua in diretta. Voci Roba da Doppiatori ha preparato questo composite dove ha messo tre serie che tu hai doppiato: Mr. Robot, Grey's Anatomy e Una mamma per amica. E allora ti chiedono: qual è la serie che è stata più difficile e qual è la serie che ti ha dato più soddisfazione doppiare? Dirigere, ovviamente. Che domandone! Queste sono domandone, sì.
Che domandone, davvero, tutte e tre, cioè sono tre serie alle quali sono legatissima proprio col cuore, per ragioni diverse. Sono tre serie meravigliose, ognuna per una ragione. Forse la più difficile è Mr. Robot, perché c'è il fatto tecnico che sono dovuta diventare improvvisamente esperta informatica e di tutto. No, io ho, lo posso dire pubblicamente. Dillo. Io devo ringraziare Alessandro Gubbiotti, che è il mio consulente. Ne abbiamo tanti, perché poi ogni dialoghista ha il suo consulente, ma il mio uomo il mio uomo di riferimento, al quale io chiedo è giusto sì o no, è Alessandro Gubbiotti, al quale ormai io telefono dicendo sono il tuo incubo direttamente dalla sala a volte, immagino dalla certo, direttamente dalla sala certe volte. E insomma, diciamo che non è che ho imparato, ovviamente, perché non puoi imparare quella roba in una stagione, in tre stagioni televisive, televisive. Però ho fatto l'orecchio alla cazzata. Te suona male? Me suona male. Quando mi suona male, c'ho sempre, chiamo Gubbiotti e lui mi dice: no, devi dire così, vuoi dire? Ormai c'ho culo pure, grande esperto, c'ho anche culo, sì, un po' culo sì, però secondo me questo fa parte anche del bagaglio, del baule, sì, del direttore, esatto, di doppiaggio, sì, ok, che quando trovi una cosa scritta e dici ma dicono questo, l'hanno fatto, e ti fidi completamente, invece ci vuole un po' di un po' di intuito, un po' di, capito, no? Secondo me è necessario veramente, anche perché questo, come diciamo sempre, quanto di artigianale ancora c'è nel doppiaggio? È nato, e l'abbiamo sempre detto, quanto era bello il doppiaggio quando era completamente artigianale, quando il direttore faceva il suo e non aveva nessun ingerenza da parte dei clienti, quando l'attore aveva una sua personalità, quindi si metteva al leggio, però poi dava quel tocco di artigianalità al tutto. E è ancora artigianale il doppiaggio o si sta industrializzando? Beh, no, è ancora artigianale, ci provano a industrializzarlo facendo questi documentari, questa roba che si fa a una velocità esagerata, però insomma quello è un po' carne da macello, sinceramente. Si entra in sala infatti adesso ho fatto una cosa e le ragazze che ho chiamato, ho detto: ragazze, voi mi dovete ringraziare perché io vi sto facendo fare il Vietnam, perché uscite da questa cosa potete fare qualunque cosa. Vero. Perché è difficilissimo fare, cioè certe volte incidiamo senza guardare, cioè si fa un lavoro assurdo. Però no, però le serie normali, queste, parliamo di queste tre, queste per esempio. Belle serie, poi tra l'altro, serie importanti, noi le facciamo con grandissimo amore, ho degli attori eccezionali, adesso io non faccio più Grey's Anatomy, la fa soltanto Giuppi, Gilmore è finita da tantissimo tempo, Mr. Robot ha una terza stagione che è annunciata da due anni ormai, ma non si sa se l'hanno girata e la stanno tenendo ferma perché vogliono capire cosa vogliono fare del successo che ha avuto Rami Malek con Bohemian Rhapsody. Mamma quindi mia. Non so se la faremo, io spero di sì, perché voglio pure io, sono curiosa di vedere come la chiudono. Che succede? Di vedere come la chiudono, perché insomma era interessantissima la premessa di Mr. Robot. E c'è anche qui un cast di attori eccezionali, a cominciare da Flavio Aquilone, che è un genio e fa questo personaggio. Credo che nessun altro l'avrebbe potuto fare, anche se le due voci sono diversissime. La voce di Rami Malek è molto particolare, non lo so, è irripetibile. Abbiamo fatto dei provini, ovviamente, e non c'è una voce come la sua in Italia, quindi andava fatto un compromesso con la recitazione, e Flavio gli dà una credibilità che secondo me proprio nessun altro. E poi tutto il resto, tutti gli altri attori, c'è Alessia Mendola, c'è Elena Perino, bello quando il cast si anima, sì, e dà sì, una sì. Partecipa veramente, partecipa attivamente, sì. Al poi io sono al riuscita lavoro. Ad avere tutti quelli che volevo, quindi sono proprio fiera di questa distribuzione, sono contenta di come viene, sono... Sei contenta? Siamo contenti anche noi. Senti, c'è una nostra amica che dice, si chiama Elena da Brescia, che dice: Radio Cigliano mi fa compagnia mentre cucino torte per la festa della scuola materna.
ma dice anche un saluto alla voce di Brenda di The Closer. Barbara, ti è dispiaciuto che l'attrice abbia deciso di smettere, di non fare più, di non proseguire? E guardate cosa sta cucinando nel frattempo. Sì, sì, mi è dispiaciuto moltissimo, anche perché intanto anche economicamente. No, ma poi mi è dispiaciuto molto, era la cosa che dicevamo all'inizio. Io mi divertivo tantissimo a doppiare quel personaggio che Alessandro, sì, che Alessio, cominciasse tardi, che Alessio odia, e io invece mi divertivo. Non so perché, a me a pelle... Sì, non è simpatico, ma lei, perché lei non è un personaggio simpatico, cioè, ti piace proprio perché è curiosa, antipatica. E io mi divertivo, sì, mi è dispiaciuto moltissimo, perché e poi un e po' penso ci dispiace, che sia dispiaciuto, sì, ma penso che sia dispiaciuto anche a lei, perché io non so cosa volesse fare, forse voleva stare a casa col marito, che, per carità, va bene via. Pure quello, va bene pure quello, però insomma, quando fai l'attore metti in conto, esatto, che avrai dei momenti in cui devi stare sul set, però non ha fatto più niente, poi lei faceva tutte le scene, non c'era una scena in cui era la protagonista assoluta. Ha fatto un mezzo filmetto dell'orrore e non ha fatto più niente. E questo succede quando abbandonano le nostre serie. Jared ti ha preparato questo disegno all'impronta. Grazie, te l'ha molto fatta carino. All'impronta, veramente. Mentre invece c'è Marianna da Palermo che ha visto il tuo. Bello. Guarda che questo è uno scorcio. Grazie, di Palermo. Marianna. Quest'anno vengo a Palermo, vero mami? sta lanciando dei tiranti, sì. Sta lanciando dei tiranti. Io voglio dare fondo ancora a qualche WhatsApp, perché altrimenti ce li perdiamo. Allora, Barbara, per te queste sono delle immagini, ma non le mettiamo perché altrimenti non ci abbiamo veramente tempo. Ci anche Sandro e Ignazio, che prima ti ha mandato il bel composite, ci manda la sua, il suo solito contro selfie con la cuffia, quindi ci sta ascoltando davvero gamer, che quella sembra una cuffia da gamer, devo dire la verità. Tu giochi? Giocavo. Giocavi a cosa? Giocavo agli arcade, nelle sale giochi, giocavo con le rane che dovevano saltare, quelle rane che dovevano saltare, ho perso un treno io un giorno. Te sei distratta. Poi giocavo ad Arachnoid e poi facevo quello dell'atletica leggera col joystick. Ma invece sul telefonino ti capita di giocare a qualcosa? Sì, a Candy Crush. Vabbè, quindi insomma sei ludica, sul telefonino ti diverti anche su questo. Ma io gioco. Evviva. Allora, sempre in diretta su Radio Cigliano, si sono fatte le 23:04. È il momento del questionario di Proust. Oddio, sto questionario di Proust. Lo so, il questionario di Proust vi mette sempre tutti quanti un po' in ambasce. Per chi non è abituato e ci segue per la prima volta, Marcel Proust, una sua amica adolescente, gli propose un questionario che aveva trovato su una rivista inglese. Lui diede delle risposte a queste domande, poi mise tutto via, riprese il tutto dopo 20 anni, lo ritrovò senza guardare le risposte date 20 anni prima, decise di rispondere di nuovo alle domande e si rese conto che la vita cambia e che se dai delle risposte 20 anni prima, poi 20 anni loro erano importanti, non come i nostri, valevano 50 dei nostri, quindi si rese conto che era tutto quanto un po' cambiato, un po' diverso. Noi abbiamo riadattato questionario di Proust a un po' più moderno, togliendo soprattutto un po' le diciture che parlavano di calessi eccetera eccetera, e lo proponiamo ai nostri ospiti qui. E allora Barbara Castagnani si è levata l'occhiale, sì, ma rovinata la messa in piega sta e falla vedere sta messa mancando. In piega, oh guarda, guardiamo la messa in piega, ormai è distrutta, ma è bellissima, sei una figa tremenda, e dai, mamma mia, che devi fare con le attrici. Guarda che adesso ci ascolta anche mio nipote, quindi non dire cose, attenzione, allora un po' di serietà. Ciao, Ale. E andiamo subito col questionario di Proust per Barbara Castracane. Ok, me la rimetto. Barbara, il tratto principale del tuo carattere? Oddio, ma è difficilissimo. Ma che ne so, non lo so. Del mio carattere, la determinazione. Il tuo principale difetto? L'impazienza. Avvicinati un po'. L'impazienza. La qualità che vorresti avere? La dolcezza. La tua occupazione preferita? Pescare. Cosa detesti più di tutto? La lentezza di pensiero. La qualità che apprezzi in un uomo maschio? Però io il senso dell'umorismo.
La qualità che apprezzi in una donna. La bellezza. Cosa apprezzi di più nei tuoi amici? La sincerità. Il paese dove vorresti vivere? Le Maldive. Il tuo eroe nella vita reale? Il mio eroe nella vita reale? Ci posso pensare una ventina di minuti? Ci possiamo tornare dopo? Se vuoi la passiamo a dopo. Sì, la passiamo a dopo. Ci devo pensare. Il tuo motto? Il mio motto? Maria, quanto è difficile questo questionario. Allora, il mio motto è non ti arrendere. Il tuo sogno di felicità? Il mio sogno di felicità. È una ti devo rispondere con una parola sola? Con un concetto rapido. Con un concetto rapido. Essere scalza. Vuol dire tante cose. Sì, tante cose, è vero. Il tuo sogno di felicità, l'abbiamo già detto? Essere scalza. Il tuo colore preferito? Il bianco. Cosa ti consiglieresti se ti incontrassi adolescente? Mi consiglierei di essere più coraggiosa. Come vorresti morire? Come Pulcinella, di subito. Tutto andratto. E questo è il questionario di Proust. Ah no, manca il tuo eroe nella vita reale. Il mio eroe nella vita reale sono io. Questa, pensa, è una risposta che non mi ha dato nessuno finora. Sì, sono io. Sono io. Bello. È il questionario di Proust per Barbara Castracane alle 23.08 in diretta su Radio Cigliano. Vi ricordo che condividere questo video significa dirci che stiamo facendo un buon lavoro. Noi andiamo avanti solo ed esclusivamente con il vostro consenso. Quindi condividete il video che state guardando in questo momento, perché più siamo e più ci divertiamo, e è bello che ci sia condivisione. Un like, un mi piace sulla pagina Radio Cigliano Doppiaggio di Facebook corrisponde all'applauso, quello che hanno lettori. Fa piacere, perché viviamo anche sì. Per l'applauso. Vi ricordo che questo video sarà pubblicato domani alle 14 in premiere su YouTube, sarà lì conservato a imperitura memoria, quindi iscrivetevi anche al canale YouTube Radio Cigliano, scaricate l'app Radio Cigliano per iOS e Android e vi porterete sempre Radio Cigliano con voi. Pensate, è gratuita e potete sentire musica e le repliche delle nostre trasmissioni tutto il giorno semplicemente completamente gratuitamente se siete attaccati a una rete wifi, e se siete fuori consuma 60 mega l'ora. Abbiamo tutti delle enormi connessioni a ormai qua 30, 40, 50 giga, quindi consumiamo poco. Andate anche su Instagram, cercate Radio Cigliano e sintonizzatevi, agganciatevi a noi, perché lì potrete partecipare ai nostri contest. Vi ricordo che il prossimo appuntamento di Radio Cigliano sarà sabato alle 15, se prima eravamo in due torna Tiziana Guida insieme ad Alessandro Bianconi, saremo qua con il nostro ospite, quindi tornate nella nostra trasmissione musicale, non soltanto ai Dopo Cena Con, sabato alle 15, sempre in diretta su Radio Cigliano. Barbara, la radio. Tu hai fatto la radio, sì. io la chiamo la radio vera, ne abbiamo già parlato di queste cose, è la radio vera, è la radio quella che veniva definita pirata addirittura, no? Perché sì. Era quella forse anche un po' fuori legge all'epoca, non era proprio legale, poi è diventata legale, poi sono nati i network, poi sono nate le radio di flusso, ma tu facevi la radio quella a contatto con la gente, secondo me, a contatto con chi la faceva, che metteva di suo nella radio, la personalizzava, e anche a contatto con gli ascoltatori, perché il gradimento degli ascoltatori era fondamentale, altrimenti cambiavano canale e non ti ascoltavano. Certo. Com'era la radio all'inizio? Com'è stata l'esperienza radiofonica? Bellissima, per me è stata meravigliosa. A parte che si acchiappava come non vedevo, cioè in nessun'altra situazione si acchiappa come si acchiappavi con la radio. Acchiappavi perché te telefonavano e col telefono, col dito. Sì. Però a parte questo, era veramente ti sentivi il pioniere di una cosa che ancora non c'era, no? Che era tutta da inventare, per cui
avevi anche una responsabilità sulle spalle che ovviamente non sentivi, perché avevamo 16, 17, 14, 15, non la capivi. 18 anni, non la capivi, ed era molto divertente, molto divertente. Poi avevi la possibilità di ascoltare una quantità di musica che non che in nessun altro era un modo. Po' fai da te, era un po' fai da te. Poi avevi l'opportunità, io non mi dimenticherò mai, penso di averlo detto anche l'altra volta, perché è un'emozione che non dimenticherò mai. Una sera arrivò Nero a metà di Pino Daniele, che sarebbe uscito il giorno dopo e, nelle discoteche, insomma in vendita, e noi avevamo il privilegio di ascoltarlo con qualche ora di anticipo, e io penso di aver pianto, perché era un disco meraviglioso. E, insomma, tante cose, tante... È un'esperienza fatta, è ripetibile? No. Non è più ripetibile. Non penso, vero? Ma sai, bisogna vedere se magari ci inventiamo un altro sistema, magari ci inventiamo, che ne so, di comunicare. Beh, questa che stiamo facendo adesso questa non è proprio. Beh, però è anche molto tecnologica. Però è molto tecnologica, sì. Tu facevi. Tu tiravi il disco, lo lanciavi? Io c'avevo il fonico. Ah, avevi il fonico sempre? Sì. Quando incidevo i programmi per il network di Radio Luna, no, me lo facevo da sola. Io mi ero anche costruita uno studio, avevo fatto le saldature, c'avevo un mixerino a 6 canali, mi ero fatto tutte le saldature pure. No, è bellissimo. Ma bellissimo questo. E lì facevo tutto da sola, Poi c'era qualcuno, c'era Claudio Coccoluto, per esempio, a Radio Luna, che ovviamente lui faceva da solo. E invece c'erano quelli che erano un po' più speaker, tipo me, che avevano un poveraccio che stava lì ore a sentire cazzate che tu dicevi. Perché era tutta in diretta, ovviamente. Era tutto in diretta e raccontavi una marea di cazzate. Io mi ero inventato un personaggio, parlavo con una voce profondissima. Questo dico, cioè, creativa. Sì, molto, molto. Creativa, molto. Cioè ogni giorno creativa, te ne inventavi una. Ogni giorno inventavi una. Questo sì. È bello. Poi facciamo il gioco del rumore misterioso. Ah, beh, bellissime queste cose. Bellissime. Quel mistero. Che solo la radio secondo solo me ti può dare. E che appunto questo stare nell'ombra, no? Anche il doppiaggio, tutta questa esposizione di questi, no? Ormai le nostre facce sono conosciute, tutti sanno tutto del doppiaggio, gli ha fatto perdere magia, fa perdere magia. E non c'è quella magia che c'era, no, all'inizio, sì. No. Forse è vero, perché poi comunque il doppiaggio è un po' magia, perché ecco, secondo te è un tradimento il doppiaggio rispetto all'opera originale, o è una miglioria o un qualche cos'altro? Che cos'è? È un tradimento, ovviamente, come la traduzione di Dostoevsky o di qualunque altro autore. Perché di è un qualunque tradimento? Altra nazione. Perché io che localizzo, perché io non posso comprendere, io italiano non posso comprendere Dostoevsky. Sì, ma tradimento non è una parola che ha un'accezione negativa. No, io dico tradimento perché è un tradimento, perché l'opera originaria è quella. Cioè, l'opera originaria è girata in quella lingua da quegli attori che hanno recitato con quelle voci, in quel modo, eccetera. Quindi è un tradimento. Tu devi farlo bene questo tradimento, cioè lo devi confezionare in modo che nessuno se ne accorga. Perché il doppiaggio viene bene quando non ti accorgi che il film è doppiato. Certo. Allora hai fatto un buon lavoro. Se invece cominci a dire, ah, senti che bella voce quello, ah, senti che bella voce, ah, però qua la parola, allora non, il lavoro non è buono. Ma comunque è un tradimento. Questo non vuol dire che non vada fatto, o che il tradimento sia abbia appunto un'accezione negativa. No, però lo è. Ma lo come, trovi in questa maniera. Comunque ma tu come, lo vedi ma un come tradimento. Tu. Beh, sì, ma un tradimento nel senso che l'opera originaria, scusa, la Recherche, Proust l'ha scritta in francese. Però l'ha scritta per un pubblico francese. Certo. Non l'ha scritta per me. No, non l'ha scritta per te. Quindi sì. Allora io non dovrei leggerla. No, tu devi leggerla con la traduzione. La traduzione è un piccolo tradimento, come il doppiaggio è un piccolo tradimento. No. Ma non allora, ti dico, ho capito, non ti piace la parola tradimento. No, non mi piace. Mi piace pensare che sia uno strato ulteriore. Cioè che adesso i libri, ovviamente è più semplice il paragone, perché uno ha scritto quelle parole, certo, e quelle restano, non c'è niente di che, può cambiare la grana della carta ma non cambia altro. Un'opera che è stata fatta, io l'ho fatta in maniera che ci sia una comprensione immediata, assoluta di tutto quello che diciamo. Se non c'è questa comprensione assoluta, secondo me è quello il tradimento.
Capito che ti voglio dire? E il tradimento è che io ti scrivo una cosa perché tu la capisca di prima acchito, immediatamente, rapida rapida, e invece io devo arrivarci attraverso una trasposizione che può essere fallace, perché io posso non avere il senso esatto di quello che tu hai scritto, posso non capirlo perché non è la mia lingua. E allora a quel punto è quello il tradimento. Anche nel doppiaggio può succedere questo. No, io non penso questo invece, io non lo leggo così il tradimento. Io leggo il tradimento... che ti posso dire? Io sono nata con i capelli neri, adesso sono bionda. Anche questo è un tradimento a me stessa. Sì, certo, ma questo non vuol dire che io non stia bene con i capelli biondi. Io mi piaccio. Non è un'implementazione. Anzi, io mi piaccio di più. No, la vanitosa. Non so come spiegare, non so come dirlo. Forse tradimento non è la parola giusta. Me l'hai proposta tu. Quali erano le altre parole che mi suggerivi? Comunque un'implementazione, un arricchimento, secondo no, me. No, è un arricchimento, non un tradimento. No, per me no. Io arricchisco perché rendo fruibile nella stessa maniera esatta, se fatto bene ovviamente. Tu lo rendi fruibile nella stessa esatta maniera da persone che, per le quali non sarebbe fruibile in quella maniera. Sì, tu lo rendi fruibile facendo un piccolo tradimento, cioè un piccolo artefatto, perché quell'opera è nata in quel modo, con quella lingua, con gli attori che hanno recitato. E allora per non tradirla non si dovrebbe... Non dovrebbe essere disponibile per persone di un'altra lingua. No, ho detto questo. Non tradiamo, non voglio tradire io. No, per no, non devi, tradirla. E devi tradire, perché altrimenti non ne puoi approfittare. Capito il senso? Ho capito il senso, sì. Ho capito il senso, ho capito il senso. Vabbè. Non siamo d'accordissimo. Quanto gli è piaciuta questa? Secondo me invece è un'implementazione, figurati. Ma siamo d'accordo assolutamente, perché questa sera dopo cena con alle 23.18 in diretta su Radio Cigliano c'è Barbara Castracane ed è una figata assoluta. Settimo pezzo musicale. Settimo hai mai già pezzo, detto qual è praticamente? Settimo pezzo musicale. Allora, io questo 5. Non avevo la più pallida idea di l'hai che mai cosa sentito? Fosse. Mai sentito. Quindi. Allora, questo, anche questo ha a che vedere con la mia... con il mio momento di vita, e trovo che io ho ricevuto una grazia ho ricevuto una grazia dalla vita, non sono cattolica, non credo in queste robe, non so, assolutamente no, credo nell'energia dell'universo e nel fatto che l'universo mi abbia fatto un dono e che la grazia faccia parte della mia vita in questo periodo, da ora in poi, più di quanto ne abbia fatto prima. E anche questo è un pezzo tratto dalla colonna sonora della seconda stagione di Grey's Anatomy, che è stata ricca di pezzi eccezionali, meraviglioso. Ce n'erano... Tra l'altro il fatto di corredare questa serie con dei pezzi uno più bello dell'altro è un'idea strepitosa. Pazzeschi. Veramente, io pazzeschi. L'ho vista per la prima volta in Ossì, in una serie che ho diretto tanti anni fa, ma poi loro l'hanno veramente portata avanti. E allora ce l'ascoltiamo. Come si pronuncia secondo te? Grace. Kate Evanick. Evanick. Kate Evanick. Questa è Grace Hevnevik. Dalla colonna sonora di Grey's Anatomy su Radio Cigliano. I'm on my knees. Questo è il mood di Grey's Anatomy. Questo è meraviglioso. Questo è bellissimo, veramente. Ma tu come fai? Te le shazammi? Come le... Ah no, io c'ho la compilation delle prime tre stagioni. Ah, vedi, te la sei fatta. Sì. Comunque è bella, veramente. Poi sì. Hanno fatto veramente questa cosa di... ti aspetti anche il brano. Oltre alla recitazione, oltre ai contenuti, ti aspetti anche il brano da ogni puntata di Grey's Anatomy. È veramente bello, perché poi riesci ad associare in musica quello che è un complemento. Quella sì, è un'implementazione. Quella è un'implementazione. Vedi che siamo d'accordo. Quella è un'implementazione. Senti, alieno, intelligente e consorte appena sposati con il loro cucciolotto hanno mandato il contro selfie al 328-7948-796 e l'ha mandato anche Davide da Cepagatti, che tanto da Cepagatti c'è anche la sua ricetta. Eccola qua. E poi l'ha mandato anche il nostro amico. Allora, lui che cosa ha fatto? Per una serie di stagioni, per tutta la stagione scorsa, ci seguiva da una piazzola di sosta a Limone Piemonte, perché era l'unico punto dove si prendeva il wifi col motore acceso, la neve che cadeva e il computer con riscaldamento della macchina. Ma che meraviglia. Veramente ha fatto la foto come l'ho fatta io quella sera che ve l'ho mandata.
Modello, sì. Modello com'era? Modello BR. Io voglio affrettare un attimo i controselfie, perché altrimenti poi dobbiamo fare la fotografia, altrimenti me se magnano. Abbiamo chiacchierato Alessio, troppo. Simone da Dorno, ma che non so dov'è, sinceramente non saprei, ma in questo momento sta in vacanza a Venezia. Dai, e bello. Venezia ti piace? Figo. No. Venezia è bella, ma è non ci vivrei. Un posto umido che puzza, no, non mi piace. Vedi, è bella nei documentari. L'ho trovata umida anch'io, sì, è vero. È puzzolente. È bella, ma non ci vivrei. Mi dispiace per i veneziani, non è una... Francesco Pergolizzi da Milazzo ci ascolta in cuffia ed è un aspirante doppiatore. Ci fa piacere che ci sia anche lui qui ad ascoltarci dalla Ciao, Sicilia, Francesco. Da Milazzo. Grande Francesco, ha mandato il suo controselfie al 328-7948-796. Emanuele da Tortona l'ha mandato anche. È l'unica maniera che avete per avere il selfie di giornata. Mo' mi metto il telefono in mano così lo produciamo, altrimenti mi dimentico. Sì, grazie Emanuele da Tortona. Che hai mandato anche il tuo contro selfie. Io mi ridico sempre un po' alla fine, ma quando ci sono tante belle chiacchiere come stasera è sempre bello stare lì e parlare insieme. Francesco da Barletta che dà un commento univoco: puntata perfetta. Madonna, e questo ci piace, grazie, veramente. Francesco. Grande Francesco, dai, anche lui con le cuffie, un po' stile pilota di Formula 1 che ci sta ascoltando. Giulia, che è lei che ha vinto il contest. Stiamo sfogliando. Blackout di quartiere, sto perdendo la diretta. No. Recupererò domani. Un saluto da Michelangelo di Pisa, che ciao, ci ha mandato, che non ci ascolta, al ci buio. Recupera domani, ma ci sta guardando va al bene. Buio. Torniamo in diretta sulla radio. Devo fare un po' di cose. C'è un sì, po' sì, de... c'hai da fare, c'hai traffico. Kate Evernick. Evernick, come cacchio si chiama? Evernick. Grace, Hevnevik. Dalla colonna sonora di Grace Anatomy, appunto, mm-hmm. In diretta su Radio Cigliana, ed è il settimo pezzo che Barbara Castracane porta stasera alla vostra attenzione per avere un secondo assaggio musicale, perché se volete il primo potete andarvi a recuperare nei podcast di Radio Cigliano, la puntata radio ovviamente, e scartabellando sulla pagina, sulla mia pagina professionale Alessio Cigliano, andando giù nei video scendi troverete anche il video della prima puntata che abbiamo fatto insieme. Questo è il momento del selfie di giornata. Aspetta, senza occhiali? Vabbè, vedi, la vanitosa. Ne faccio due, e questa è una, e queste due. Evviva, è pronto il selfie di giornata. Per averlo, 328-7948-796, e vi consiglio di abbassare completamente il volume del vostro telefonino, perché altrimenti purtroppo ve sveglio di notte. Io ripropongo un'altra volta, quasi in chiusura di puntata, A Night of Magic, la magia dei Queen, mercoledì 5 giugno 2019 alle 21 al Teatro Eliseo a Via Nazionale a Roma, con Lorenzo Pausillo, Ilaria Bucci, Alessia Rubini, Roberto Di Monaco, Alessandro Pizzonia, Fabio Zaccaria, Andrea Rongioletti e Stefano Antonelli. E è uno spettacolo musicale con la musica dei Queen, che tanto adesso vanno di moda. E evento a scopo benefico, il ricavato verrà devoluto per l'acquisto di defibrillatori, e sono tutti musicisti che hanno collaborato con Laura Pausini, James Senese, Flaminio Mafia, Tullio De Piscopo e Alessia Rubini, che è una doppiatrice che sta in mezzo. Andate a vedere questo spettacolo al Teatro Eliseo, ci sono 700 posti, quindi ha voglia a essere contenuti nel Teatro Eliseo, questo soprattutto quando ci sono iniziative benefiche. Col teatro tu come sei messa? Ma guarda, io mi rompo le palle a farlo? Cioè, sì, perché alla terza replica basta, ripeto la stessa te cosa. Sei da one shot, vero? Una botta e via? Sì, bravo. Famolo e poi, e basta. E poi, no, ma poi io la sera mi devo mettere il pigiama, mi devo sdraiare, mi devo spogliare, mi devo bere un bicchiere di vino, una birretta. Non posso stare lì. Non posso. Però dopo teatro si va a cena. Appunto, poi fa malissimo, appunto, niente, mangiare, non riesco, niente, non sono in sintonia con Barbara. No, il teatro, no, mangiare è bello, ma se mangiare prima... È meglio prima, vero? Sì, è meglio prima. E con la televisione ti è capitato di fare qualcosa con sì, la faccia? Sì. E com'è stato? Terribile. Non è il mio mestiere. Tu sei un animale da microfono. Sì. Vero? No, non è il mio mestiere, cioè sembro una passante, sono cagnissima. Non so proprio, sono un incapace, non è il mio mestiere, l'ho fatto 2-3 volte per vanità, l'ho fatto anche ultimamente. E per fortuna una scenona lunghissima che c'avevo con Sabrina Ferilli è stata completamente segata. Sì, per fortuna, perché mi vogliono bene i registi. E niente, beh, no, non lo posso fare, non è il mio mestiere, ognuno c'ha il suo.
Senti, c'è Maggie che ha mandato molti messaggi. Noi l'abbiamo un po' già detto all'inizio della trasmissione, ma lo ripetiamo: che ne pensate delle sale che chiudono sempre di più le porte ai nuovi giovani? Lei chiedeva anche dei consigli su come fare, cioè se io penso di essere in grado di farmi sentire, di poter dire qualche cosa in una sala di doppiaggio, come faccio a farmi sentire, a farmi ascoltare, a farmi provinare? Non è semplice, adesso è veramente difficile. Però io penso che se uno ha la giusta determinazione, la strada la trova. Perché ci sono alcuni ragazzi che la strada l'hanno trovata e alcuni sono anche andati avanti, altri sono rimasti al palo perché avevano solo la determinazione e non il talento. Se hai determinazione e talento, ce la farai. Quindi non mollare mai. No, non mollare assolutamente mai. Io do sempre un consiglio, ragazzi. Inseguire i propri sogni sempre. Io do un consiglio, tanto se una persona non vuole essere infastidita, non ci sono problemi, secondo me, non risponde e basta. Ma voi avete tutti i mezzi per sapere chi fa il direttore del doppiaggio adesso. Non fate come quella volta che io facevo il direttore, si presentò un ragazzo in sala e mi disse: scusi, posso fare un provino con lei dopo? E io dissi: sì, certo, volentieri. Fece per andare via, poi tornò: scusi, lei è? Pure a me mano. E io feci: uno che non ti fa il provino. Grazie. Anche a me l'hanno fatto. Perché insomma, me. Almeno documentarsi, almeno chiedere. Quindi molta carineria, molta umiltà, magari anche su Facebook provare a contattare i direttori, proporsi, e magari il direttore ti dice: raggiungimi in questo studio a quest'ora, a questo giorno, e fai un provino con me. È un consiglio che vi do perché c'è sempre bisogno di nuove leve, e perché io mi rendo conto, noi abbiamo iniziato in questa maniera, siamo andati e per osmosi abbiamo acchiappato quello che c'è, i grandi che erano intorno a noi facevano, e sarebbe il caso che questa cosa si potesse ancora fare, veramente. Allora, gli ultimi controselfi. C'è Elisa dalla provincia di Vicenza che ci guarda. Credo che sia un'enorme copertina di un iPad questa. Mi sono sempre chiesto che cosa cos'è questa cosa arancione enorme. Vero. Non si capisce. Però credo che sia sempre quella. Quindi credo che sia un'enorme copertina di un iPad. E poi c'è Alessandro che ci fa il suo controselfi. Io lo guardo e lo vedo. Questo. Sai come? Il direttore riflesso nel sì, vetro della sala di doppiaggio. È vero. Ormai lo dico sempre. È bello questo. Ma è abbastanza evocativo. Grazie Alessandro, grazie di aver mandato il tuo controselfie. Allora esauriamoli perché ne mancano veramente 4. Quindi c'è Barbara: non ho dimenticato il doppiaggio di Fanny Ardan nel ruolo della Callas in Callas Forever di Zeffirelli. Spero che tu ne abbia un buon ricordo. Ciao da Giuseppe di Genova. Ne hai un buon ricordo? Sì, ne ho un ottimo ricordo, anche perché mi hanno dato un sacco di soldi. Quello è un ottimo, quello è un ricordo perfetto, veramente. Quello è un ricordo eccezionale. Perché poi anche questo aiuta. Certo, anche questo no, ci aiuta. Era una battuta, comunque sì, non è un bel ricordo. Non l'ho trovato un film bellissimo, però Fanny Ardan è meraviglioso. È un genio. No? C'ha una voce, ha un viso pazzesco, riempie lo schermo, proprio è bella come il sole. E... ti è mai capitato di dire di andare là e magari fare il ruolo e magari farlo anche ripetutamente e dire: io ma che ci sto a fare qua? Ma perché mi fanno fare sto ruolo che non lo trovo nelle mie corde? È successo ieri? Recentissimamente. Ieri mattina. Recentissimamente. Vabbè, ci capita anche quello. Poi magari invece funziona, perché sì, non è sì, detto ma che... poi per carità, non sai tu che decidi. Se c'è tempo posso chiedere a Barbara cosa ne pensa di Orange is the New Black, che sta per concludersi, che è il tuo personaggio. Non ti piace? No, l'ho già detto prima. Non ti piace perché è difficile, non ti piace perché non allora, ti piace non l'attrice? Mi piace la serie, non mi piace la serie, la trovo... non la capisco. Non dico che è brutta, assolutamente, perché la guarda tutto il mondo e a tutto il mondo piace, quindi... è una cosa tua. Sono io che non la capisco, non mi piace. E non mi piace l'attrice che doppio, faccio una fatica bestiale a doppiarla. Ma perché? Ho chiesto anche a Isabella Pasanisi, poverina, se mi sostituiva. Ma è tua matta, c'ho 2000 donne, chi ci metto io a fare questo? Perché è una specie di armadio a quattro ante che parla tutta così, è un uomo. Quindi io devo trovare una chiave da uomo non affascinante però, capito? Perché già mi è capitato quando abbiamo doppiato Bound, per esempio, che doppiavo Gina Gershon, che era lei era un maschio praticamente, faceva una parte maschile. Io pensavo, c'avevo nelle orecchie le intonazioni di Pino Locchio e di Peppino Rinaldi, e pensavo... Ah, proprio andavi a farla sì, con un uomo nel con un uomo nel nella mente.
Però quelli erano due attori affascinanti, questa è veramente, cioè, non, ti giuro, io ogni volta dico oddio, mi tappo il naso e la doppio, scusate, non ci piace. Però, sempre quello che facciamo, spesso voi ci chiedete se c'è qualcosa che non ci piace, nella quale non, sì, ci, sì, non ci riconosciamo, sì, no, io questa serie non mi piace. Vabbè, mi dispiace per voi. Non è, credo che non sia la prima volta che succede, ti succede una cosa del genere. Così eclatante. Così eclatante, sì. Sì. Vabbè, è una serie molto al femminile, ma anche molto particolare, in effetti, sì, e si può comprendere piace. Che non piaccia. Ci sono tanti amici, volevo chiedere se Barba si è doppiata, divertita a doppiare, chiede Sabri. Lea Delaria, l'abbiamo detto in Orange is the New Black, no, l'abbiamo appena niente. Adesso, no? E tanti saluti e tanti abbracci da tutti quanti. Io voglio passare l'ultimo pezzo che ha portato oggi Barbara Castracane a Dopo Cena Con. Tra l'altro, manca farla apposta, è proprio l'ultimo pezzo della lista, proprio quello che sta in calce. Sì. Perché l'hai portato, Barbara? L'ho portato perché sta in questo mood bossa nova. Quello che abbiamo sentito leggerezza, prima. Leggerezza. Tanta leggerezza. Tanta leggerezza. E allora alleggeriamoci con l'ultimo pezzo che porta. Questo è proprio bossa nova classica, eh? No, pensa, sì. Beh, sì, in realtà no. Questa sembra la bossa nova degli organi, quello che di mio nonno, sì. Proprio il ritmo della bossa nova. Però poi c'ha delle variazioni. Invece è modernissimo. C'ha delle variazioni. Sì. E allora, ultimo pezzo, abbiamo Tom Misch, featuring della Soul, ragazzi. Un featuring capito. Della Madonna, si chiama I Trans Through Me. Ultimo pezzo di Barbara Castracani, a Dopo Cena Con Me. Bellissimo. Bellissimo, perché poi c'ha un ritmo che ti prende, che ti sì, prende veramente. No, sei ballerina? Ti piace ballare? No, sono scordinatissima, però faccio... Fai le mosse? Basta se sì, è bravo. Fai le mosse. Fai le mosse. Pensa che feci il provino per i sette re di Roma. Ah, beh. Nell'Ottocento, tipo. Due secoli fa ormai, con Max De Ambrosis, con un sacco di colleghi... E pensa che arrivai all'ultimissima selezione, cioè siamo partiti che eravamo in 700, non so quanti, e siamo rimasti in 28 per 14 ruoli. Beh, praticamente e uno su due. Io posso, sì, esatto, eravamo uno contro uno. E io ho il ricordo di Nicola Piovani che mi è venuto a battere le mani sotto al palco del Sistine. Che figa! No, una bello, cosa pazzesca. Che bello. Gigi Magni che diceva: questa piano è brava, questa piano. E Miscia, non mi ricordo come, un famosissimo coreografo, con le mani in testa perché non c'aveva capelli e che diceva: qualcosa ci inventiamo, perché io ero una sega, una pippa nera, proprio non ero assolutamente capace, ero scordinatissima. Poi non mi hanno presa, quindi Miscia. Ma invece a teatro dall'altra parte, seduta in platea, ti piace andarci? Sì e no. Se certe volte sì, certe volte no. E vai al cinema? Poco. Perché poi siamo anche poco, lo facciamo tutti i giorni, è anche complicato. E la televisione? Poco, io ascolto la musica. In televisione guardo i documentari, guardo i reality. No, sei donna da reality, no, tu. Non mi fa, no, purché non sia una storia che ha un inizio e una fine. Perché tutta la mia vita devo seguire storie che iniziano e che finiscono e le devo portare a termine sia quando faccio il dialogista che quando faccio il direttore di doppiaggio. Infatti preferisco fare la doppiatrice perché non ne voglio sapere niente. Dimmi come la devo dire e io sono felice. E quindi non voglio vedere storie che iniziano e finiscono, non me ne frega niente, le vedo ogni giorno. E quindi nel reality c'hai più... Nel reality non me ne frega, cioè vivono, fanno cose. Poi forse è più vero anche, c'è cioè più realtà, se poi se è pedì, vero, chi lo se sa. Se va perché, ma insomma, no, comunque guardo soprattutto i documentari sugli animali mi piacciono. E ti piace anche farli i documentari? Da morire, non me li fanno fare, i documentari sugli animali voglio fare. No, poi tra l'altro, con sta voce, la narratrice del documentario, cioè, vengo fuori benissimo. Una cosa pazzesca, sì. Quindi, signori direttori che siete all'ascolto, no, peroriamo anche. Chiamano, sì, no, vabbè, però è peccato perché il passero del Mozambico letto da, come lo chiamo sempre io, è divertente. Il passero del Mozambico vive in un ambiente... E io godo. Sdraiato sul divano nel letto, io godo come un maiale, veramente. Vabbè, io inizio ad accomiatarmi da voi, signore e signori, piano piano, lentamente. Ti devo dare la solita giornata. Non so se te l'ho data l'altra volta, perché forse no, non te l'ho data la solita giornata l'altra volta. No, quindi forse non lo sai. Già mai dato il coso lì. Il questionario di Proust. E poi la prossima volta che vieni, chissà che cosa ci sarà. Magari te farò ballare.
E là potremmo divertirci. Potremmo divertirci. Il selfie di giornata me lo state chiedendo tutti quanti. Miranda Beni ne abbiamo parlato. Ce lo dice Giacomo da Livorno qui su WhatsApp. Io saluto e ringrazio intanto tutte le persone che sono state qui con noi e che hanno interagito su Facebook. Qualcuno ha potuto leggerlo, qualcuno no. Ma è bello che ci siano anche delle chiacchiere spontanee come sono state questa sera con Barbara Castracane. Aspetto di tornare in onda, mancano 13 secondi per tornare in onda, così nel frattempo vi racconto che cosa succederà, ma lo sapete, di Radio Cigliano prossimamente, e poi ci salutiamo e ce ne andiamo a letto dopo questa bella serata in compagnia di Barbara Castracane. E questo era Tom Misch, mazza come finisce, Tom Misch con i De La Soul, era i Trans Through Me, ed è un pezzo del 2018 ed è l'ultimo pezzo che Barbara Castracane ha portato insieme. Tu sei anche appassionata di musica, da quella che ti porti sempre in tasca, Spotify, Apple Music, queste cose qua, te le porti, quindi ce l'hai sempre dietro, e è veramente una compagna giornaliera la musica, andando a lavorare, facendo cose, te la porti sempre dietro, vabbè, è pure quello, ha spersonalizzato il fatto di non dover cercare il 45 giri, di non scendere, dover andare al negozio di dischi a comprarlo, ma qualsiasi cosa ce l'hai sempre in tasca, sempre fruibile, oppure è una gran figata, come la leggi? Una gran figata. Per me è una gran figata, perché c'hai tutto disponibile sempre, roba che prima, sì, per carità, può essere divertente fare l'Indiana Jones del pioniere coso che va a cercare, che scava, ho trovato un 45, però vuoi mettere, che vuoi sentire? Ce l'ho, eccolo, questo della tecnologia, questo è un aspetto fantastico, meraviglioso, la fruibilità immediata di tantissime cose, anche nel nostro lavoro, per esempio, no? Quando fai il direttore di doppiaggio, quando fai il dialoghista, ti serve di sapere una cosa. Oggi per esempio ho scoperto che una frase di Juice che dice blame it on my goose non vuol dire cosami la mia oca, ma vuol dire in slang significa è quando tu hai bevuto, fai una cazzata perché hai bevuto, insomma, capito? Sei embriaco praticamente, sei embriacato. C'è Sambi che ci chiede quando inviti Giupizzo è già venuta insieme a Stella Musi, la trovi sul canale YouTube Radio Cigliano, dove trovate tutti i video delle nostre puntate in HD, li potete vedere, andare avanti, indietro. Questo video in particolare, oggi è il 30 maggio 2019, sarà premierato domani 31 maggio alle 14. Inizierà la premiere, quando finirà la premiere lo troverete conservato a imperitura memoria sul canale YouTube Radio Cigliano, al quale vi consiglio di iscrivervi se volete restare in contatto con noi. Condividete anche adesso, anche postumo, anche se lo vedete domani, questo video sulla vostra pagina Facebook, perché è una buona maniera per farci pubblicità, quella che piace a noi, quella attraverso il vostro gradimento, quella attraverso le vostre la vostra voglia di stare insieme a noi, che è quella che ci fa piacere e per la quale facciamo Radio Cigliano. Like sulla pagina di Facebook di Radio Cigliano corrisponde all'applauso che a noi attori fa sempre piacere. Vi ricordo che siamo su Instagram, se volete partecipare alle nostre mettere un po' in difficoltà i nostri ospiti scegliendo il mood della canzone che reciteranno, andate lì, il mercoledì appare nelle storie la possibilità di votare e lì lo trovate. Se volete potete anche fare una storia con questo video sulla vostra pagina Instagram, la mettete sulla vostra pagina Instagram, domani la ripubblicherò sulla pagina di Radio Cigliano. App Radio Cigliano, che è da scaricabile per iOS e Android, sempre in tasca con voi. Vi ricordo quali sono gli appuntamenti, i prossimi appuntamenti live di Radio Cigliano. Sabato alle 15 insieme ad Alessandro Bianconi e a Tiziana Guida torniamo per la nostra trasmissione, quella con la musica che gira intorno. Se prima eravamo in due, ci sarà un ospite che disegnerà e farà belle cose qui con noi, mi raccomando, Marco Lorenzetti, quindi mi raccomando, venite in diretta su Radio Cigliano sabato alle 15. Noi torniamo con Dopo Cena Con giovedì alle 21. Ci saranno due persone, sarà una puntata nella quale io penso che starò zitto per tutto il tempo, perché chi c'è? Non si sa, si sa, per si saperlo sa. Mettete il like sulla pagina Facebook di Radio Cigliano, perché da lì poi vi arriverà, vi apparirà sul vostro Facebook lunedì la locandina dell'evento di giovedì, quindi like sulla pagina di Radio Cigliano, sapete tutto quanto. Io devo ringraziare per essere tornata Barbara Castracane con questa nuova implementazione della radio. Fantastico, no, ma grazie a te, io mi diverto un sacco.
E allora la rifacciamo. Certo, la rifacciamo. La rifacciamo assolutamente. Tanto abbiamo sempre tante belle cose di cui parlare e soprattutto eravate tantissimi questa sera, ci sono una marea di WhatsApp. Ricordatevi che adesso vi mando il contro, il selfie di giornata e mando anche il premio a Giorgia, Giulia mi sembra che ha vinto, Giulia che ha vinto il contest, ve lo mando sul vostro WhatsApp, silenziatelo perché arriverà un po' tardi di notte. Io ringrazio Barbara Castracane per essere stata qui con noi. Grazie Alessio. Perché è stata veramente una figata. Grazie a tutti. Barbara, voi. La telecamera è quella bassa. Barbara Castracane, chiudi la puntata. Qua. What are you talking about, darling? Chiudi la puntata. Ma adesso che mi sono messa sulla caramella. La tragedia della caramella. Lo so, la tragedia della caramella. Allora, è che una dire, roba. Che dire, mi sono divertita molto. È stata una bellissima serata, ci avete fatto compagnia, noi abbiamo provato a far compagnia a voi. Aspettate che mi metto più vicino al microfono. Faccio la voce sexy. Brava. Ma mancano 4 minuti, devo parlare per 4 no, minuti? No, possiamo chiudere anche un po' prima. Grazie a tutti, è stato molto... Sì, mi sono divertita, ma a parte il... mi ha messo un po' in difficoltà questo questionario di Proust. Restate sempre con Radio Cigliano. Alessio ha avuto quest'idea bellissima, ma non del doppiaggio, quest'idea della radio proprio, che è fantastica, la radio di quartiere che si ascolta in tutto il mondo. Mi sarebbe piaciuto averla a me e mi piacerebbe averla a me a casa, la radio di quartiere, però ogni tanto vengo a trovare Alessio e buonanotte a tutti. E forse, magari un giorno, ci verrà pure in mente di fare una trasmissione insieme. Mica stabile, male. Che non sarebbe male questa idea. Non, però ci dobbiamo incontrare a metà strada, amore, perché abitiamo in due punti troppo lontani. La radio città. Sta qua, cioè non è che se te danno il turno da una parte al laser film, e laser film a un certo punto arriva a metà strada. Ma facciamo un'altra radio. Ah certo, certo, trasferisco tutto qua. Radio Cigliano 2, no, questa resta. Ah, facciamo una succursale. Certo, facciamo il sogno, sapete quale sarebbe? Che ognuno la fa da casa sua, misceliamo tutto. Bravo, sarebbe quella una figata vera, con due video e due monitor. Beh. Grazie per essere stati con noi, grazie per averci ascoltati, grazie per aver apprezzato quello che facciamo. E chiudiamo prima con la radio e poi con Facebook, come al solito. Grazie di essere stati con noi. Buonanotte a tutti, ciao! E allora chiudiamo con i nostri amici di Facebook, con la telecamera un po' starata dall'alto, ma che ci permette di sbracciarci, di farvi buonanotte a tutti. Buonanotte. E quello che dico sempre io, che secondo me è importante e anche fondamentale, siate felici, perché tutto il resto non conta. Allora, vero? Ridete. Buonanotte a tutti, ciao!